Dovremmo esserci l'ore, Eccoci. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera eh? Ciao a tutti. Luca. Buonasera. Mi vedete o mi frizzo? Mi vedete, no? Adesso bene, adesso bene. Ok, bene, bene. Allora, presenta intanto l'ospite, che Sì, insomma. sarà una serata piena di emozioni. La prima emozione è avere con noi una figura molto importante del ciclismo italiano. L'anno scorso ha avuto un problema di salute, lo ha superato, è tornato a lavorare in gruppo e ci racconterà questa sera il suo 2022 con la sua Trek Segafredo. Sto parlando del direttore generale della Trek, appunto, Luca Guercilena. Ciao Luca. Senti, Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao. leggevo che la Trek quest'anno ha vinto 19 corse e 8 le ha vinte, 9 anzi, se non ricordo male, le ha vinte Mats Pedersen, che è stato un po' Subito. Esatto, il vostro attore principale di questa stagione. Facciamo prima un bilancio del 2022 e poi ti chiedo subito di questo corridore che quest'anno è letteralmente esploso. Già ci aveva fatto vedere grandi cose, soprattutto nella campagna del nord, ma quest'anno ha fatto una grande vuelta e anche un buon tour vincendo una tappa. Sì, ma allora il bilancio stagionale è buono, direi, quantomeno in linea con le nostre aspettative. Insomma, sappiamo dove posizionarci all'interno del ranking mondiale, per cui abbiamo vinto una tappa in tutti i grandi giri, già questa è fonte di grande soddisfazione. Poi abbiamo indossato la maglia rosa per 10 giorni, abbiamo vinto la maglia bianca al Giro, abbiamo vinto la maglia verde alla Vuelta, quindi direi una stagione buona. Siamo forse un po' mancati col risultato secco sulle classiche, dove invece puntavamo moltissimo, visto appunto la qualità dei nostri atleti, però oserei dire insomma che ci siamo difesi più che egregiamente su tutti i fronti. E per quanto riguarda Mats, ovviamente è un atleta che è cresciuto gradualmente, è esploso con il mondiale di Harrogate nel 2019, poi qualche controversia e vicissitudine nelle stagioni successive, sebbene ci sia stata la vittoria della Gent-Wevelgem, sia state altre grandi vittorie, però effettivamente quest'anno poi si è messo anima e corpo alla ricerca appunto della grande vittoria in un grande giro, ed è stato veramente un atleta di successo, oserei dire. Ha lavorato duro chiaramente perché il peso è sempre stato per lui un po' la parte più problematica. Quest'anno è riuscito a contenerlo nel modo giusto e alla fine ha ottenuto grandissimi risultati. E credo che si posizioni all'interno di quella, diciamo, top 10 delle classiche, una top 20 mondiale, diciamo. Ah, nel ranking Poter Fantacycling fare. Pedersen è arrivato anche più avanti della top 20, è lì in top 10 perché ha fatto veramente tanti punti quest'anno Pedersen. Ma giustamente Davide Cesaroni sottolinea che Luca gestisce anche il movimento femminile e che hanno fatto addirittura più vittorie, quindi insomma c'è da fargli anche l'applauso, perché poi noi si parla di ciclismo, no? Si dice sempre quest'anno siete andati insomma non benissimo, però c'è da ricordare anche che c'è l'altra faccia della medaglia, cioè il ciclismo femminile, dove invece insomma. Dove invece? Dove è andato ancora meglio, direi, no? Sì, il ciclismo femminile è un nostro must e quest'anno abbiamo vinto 35 corse, quindi nettamente oltre ogni aspettativa e con un grandissimo distacco sul secondo team in materia di vittorie. Il grande risultato di Elisa Longo-Borghini nella Parigi-Roubaix con una vittoria, credo, storica proprio per come è stata ottenuta. Allo stesso modo Elisa Balsamo ha fatto grandissime corse, ha vinto quattro classiche, quindi dal punto di vista del femminile non possiamo sicuramente lamentarci. Aggiungo Ellen Van Dijk con il record dell'ora, campionato del mondo e quant'altro, peraltro in una stagione in cui per maternità non abbiamo avuto Lizzie Deignan, che è un'altra delle nostre grandissime atlete, per cui siamo insomma Vero. su un team sicuramente non equiparabile, mettiamola così, con il maschile, perché l'investimento nel femminile in relazione al mondo del femminile è nettamente più alto. Però se parliamo dal punto di vista sportivo, questa
simbiosi è ottima, perché spinge le ragazze a far meglio dei ragazzi, i ragazzi a far meglio delle ragazze. E sebbene inizialmente magari ci si scherzava un po', no, sul livello delle corse del femminile, ormai il livello è talmente alto per cui le vittorie contano, quindi 35, siamo 35-19 nel modo più chiaro possibile. Sì, ora noi il prossimo anno abbiamo fatto la promessa di lanciare entro la Strade Bianche anche il fantacycling femminile. Quindi ora abbiamo 3-4 mesi di lavoro intenso per cercare di fare tutta sta roba. Però per noi, ora io lo sto iniziando a seguire da quest'anno, risulta difficile classificare le atlete perché tutte fanno tutto. Cioè, ora è chiaro che la Balsamo non è una scalatrice, si sa, no? Però Sì. una come la Persico, come cavolo la classifichi? Cos'è, una scalatrice, cioè una velocista? È Ma difficile. forse quello è ancora il bello del ciclismo femminile, che hai sempre tutte le atlete più forti a tutte le grandi corse. È la cosa piacevole, si confrontano veramente su tutti i terreni, non fanno scelte a prescindere e quindi sportivamente credo che sia anche più piacevole. Poi concordo, stabilire esattamente cosa sia la stessa Elisa Longoborghini che ha vinto la Parigi-Roubaix, è sempre piazzata nelle classiche e si è piazzata nei grandi giri, alla fine ti dice esattamente questo, che Sono nel tutte delle femminile piccole Van ancora Aert, eh? sono tutte. Sì, esattamente. Ma forse più è di Merckx, perché alla fine sono competitive veramente dappertutto e c'è una bella decina di ragazze che è competitiva dappertutto, quindi è un ciclismo che sta crescendo forte ed è molto bello da vedere. Tornando al Allora, maschile, no, volevo fare un c'è po' un di domande, però corridore, vai, vai. ne Vai, 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 faccio Luca. ancora una su un corridore che anche lui ha fatto fare tanti punti a quei pochi fanta manager che lo hanno preso per il Giro d'Italia. Sto parlando di Juan Juan Pedro. Pedro Lopez. È una sorpresa anche per voi quello che ha fatto quest'anno e cosa può fare l'anno prossimo? Allora, una sorpresa la maglia rosa, quello senza dubbio, perché non ci aspettavamo di avere la maglia rosa e tenerla 10 giorni, perché poi la difficoltà è stata quella dei 10 giorni. Direi di più che ci aspettavamo un bel Giro d'Italia da top 10, perché comunque un ragazzo che già l'anno prima ha fatto 13esimo alla Vuelta, dimostrando di essere costante nelle varie tappe, di conseguenza ci aspettavamo un bel Giro d'Italia con una discreta competitività. Poi è arrivata la maglia rosa, sono arrivati un paio di errori che sicuramente ci hanno fatto scendere in classifica di un paio di posizioni, dovuti all'inesperienza, però poi in generale Wampe ha dimostrato di essere un ottimo tappe e sono convinto che nel 2023 possa riconfermarsi in quell'ambito di classifica che sicuramente viaggia dal quinto al decimo, con la possibilità di vincere tappe, quello senza dubbio. Allora, iniziamo con le domande scomode. Prima domanda. Giulio Ciccone, stagione problematica. Cambierà qualcosa nei programmi per il 2023? Senza dubbio, è chiaro che abbiamo sempre il desiderio di averlo competitivo per la classifica generale nei grandi giri, però ci indirizzeremo come priorità nelle vittorie di tappa che sono sicuramente alla portata, visto che ha dimostrato anche quest'anno di poterlo fare. La classifica resta sempre un nostro sogno. Vuoi perché Giulio sicuramente ha nelle sue corde la possibilità di fare bene, ma per varie cose non è mai riuscito a confrontarsi sulle 3 settimane. Vuoi perché Qual è forse il problema di Giulio in Italia Ciccone? abbiamo Andiamo l'esigenza al sodo, Luca. Qual è il di problema? Visto che te lo conosci bene perché da diversi anni lì in track. Qual è il problema di Giulio? Soffre la pressione? Io Ma penso sia questo, allora, lo se voglio. parliamo di 22, non siamo arrivati né al Giro né al Tour con la condizione ottimale per questioni di salute vera e propria, quindi il Covid e quant'altro, così come nel 2020, purtroppo c'è stato quello. Il 2021 in cui si è ritirato per febbre al Giro d'Italia a 5 giorni dalla fine, in cui era quinto, sicuramente no, non fa piacere. E poi la Vuelta sempre del 2021. La caduta quando era addirittura terzo o quarto, se non sbaglio, in classifica, ovviamente fa pensare, insomma. Poi è chiaro che, come sappiamo, Giulio è comunque un carattere istintivo e lo dimostra quando vince le tappe, perché anche quest'anno, insomma, ha demolito tutti finché è riuscito a rimanere da solo.
l'istintività, sappiamo, nell'arco delle 3 settimane non è buona consigliera, no? Perché comunque in questo momento, per vincere un grande giro, bisogna avere comunque la costanza nelle 3 settimane di ragionare, di non spendere energie e di riuscire a essere freddi e calmi per 3 settimane. Quindi quella è sicuramente una delle cose su cui lavoreremo con Giulio. Però, ripeto, la priorità in questo momento sarà la vittoria di tappa. Allora, ora c'è la domanda più scomoda della serata. Bisogna che la faccio ora perché se no me la scordo. Ma c'è un corridore che da voi si chiama Olgard. Non so se lo conosci. Dovrebbe essere un corridore vostro. Io, ora poi si arrabbia, se ci No, sta te ora, ascoltando, si arrabbierà. intanto premetti che era il tuo pupillo, quindi Allora, se premetto no. questo che io l'ho spinto sia nelle live pre-stagionali, sia, io l'ho comprato io nella lega che abbiamo fatto, insomma, che c'è diverse visualizzazioni che si fa una lega tra di noi a inizio anno dove si ruzza, si scherza e io ho puntato su Olgard, si è preso nella lega Michele Scarponi, l'ho preso nella lega nostra, l'ho preso da tutte le parti, possiamo dirlo, correggimi se sbaglio e mi perdoni Olgard, quest'anno dov'era? Cioè, cosa ha fatto Olga questa? Per favore, Luca, dimmi che c'è un motivo per cui questo ragazzo non si è più visto. No, la verità è quella, nel senso che anche noi avevamo delle aspettative ben più alte su di lui. Devo dire che venendo da una squadra pro Conti, La 1X. vorrei dire molto familiare nella gestione degli atleti perché fanno un grandissimo lavoro con i ragazzi, probabilmente il salto in una realtà World Tour in cui comunque il livello di gestione è completamente diverso. Perché passi da probabilmente un team che in totale fa 50 persone a un team da 120, può spiazzare un po' gli atleti. Sono fiducioso però perché il ragazzo ha qualità e l'abbiamo preso perché ha qualità, per cui sono convinto che nella prossima stagione, soprattutto nelle classiche, sarà uno dei ragazzi fondamentali. Sono Allora, pienamente convinto di questo. io non lo compro il prossimo anno. Poi, se dovesse far bene due o tre gare, allora ci penso su. Però, cioè, dammi il diritto di giocarmela così. Però è giusto che giustamente gli date fiducia. Ma perché aveva fatto vedere dei numeri interessanti l'anno scorso, cioè, Assolutamente, poi un vincente perché hai capito? Quindi sono quest'anno due veramente scomparso, scomparso. Addirittura, se non sbaglio, ha corso anche dei giri minori, forse il Giro della Grecia può essere. sì, ha fatto, ma lì Nemmeno lì ha fatto ha bene, avuto un secondo me. infortunio abbastanza importante in primavera e ci ha messo un po' a recuperare, di conseguenza gli abbiamo garantito un programma un po' più soft, perché poi ormai nel ciclismo attuale, se non sei al 100%, partecipare a una gara World Tour, rischia di finirti per il resto della stagione. Ormai si tende sempre di più a correre meno e a dare veramente il 150% nei 40-50 giorni di gara che si fanno. Gradualmente ci si sposterà moltissimo in questa direzione, per cui gli atleti top, raramente affronteranno 80 giorni di gara nel futuro. Cosa può fare l'anno prossimo Simmons? Vincere, nel senso che quest'anno ha già dimostrato di essere competitivo. Al Tour de France è stato l'atleta con più chilometri in fuga, totali, ma gli è mancata la vittoria sicuramente per inesperienza, perché il suo modo di correre, con il fatto che è passato dalla categoria junior a prof, è molto arrembante e spesso la strategia di attacco non è proprio da manuale, mettiamola così. Però, insomma, il ragazzo, se considerate l'età, ha già veramente dimostrato di andare forte, perché non è facile al Tour de France prendere 10-12 fughe consecutive. Quindi sono convinto che questa possa essere la stagione del suo salto di qualità finale per posizionarsi tra gli atleti veramente di primo piano. Sì, è un po' Nulla, hai calmato. qualche No, volevo dire domanda? un'altra cosa su Simmons, perché ora, nel senso, si è concentrato parecchio sulle fughe, no? Comunque sulle vittorie di tappa, magari nelle corse a tappa. Cioè, originariamente era stato presentato come un corridore da classiche del nord, cioè, o almeno Sì, così dai juniores. dicevano.
Da juniores ha vinto la Roubaix, insomma, correva con la squadra nazionale americana in Belgio, quindi essenzialmente ha fatto parecchie di quelle corse. Sono convinto che Strade Bianche, Roubaix possano essere le sue corse. Quest'anno, dopo la Tirreno Adriatico, se ricordate la famosa tappa in fuga per mantenere la maglia verde in Romagna, dove si scalava. Ricordo bene quale montagna, ma comunque con la neve a bordo strada, ovviamente ha pagato quello sforzo, malattia, e quindi le classiche sono saltate, è rientrato il Tour de France. Anche lì la costanza è quello che manca, no? Perché comunque sono ragazzi giovani e sebbene tutti abbiamo negli occhi Pogacar e Evenepoel, non sono tutti così, la maturazione è molto individuale, per cui penso che questa stagione abbia imparato tanto nel come gestirsi e dall'anno prossimo possa confermarsi. Allora, altro pupillo mio di quest'anno era Scale Mose. Secondo me lui quest'anno ha già fatto vedere robe interessanti. Qual è il limite di Scale Mose? Cioè, a cosa punta Scale Mose il prossimo anno? Ci puoi già dire il calendario dove lo inserirete? I calendari nel dettaglio li discuteremo al ritiro di dicembre, però sicuramente proveremo a fargli fare un grande giro Da con i capitano? quali di capitano, comunque per testarsi sulle 3 settimane, perché ad oggi ha dimostrato sulle gare di una settimana di essere abbastanza competitivo anche per la classifica, visto che a cronometro pedala e in salita tiene. Sicuramente è un ragazzo che aveva bisogno di conferme verso se stesso, e questo con il Giro di Lussemburgo e il Mondiale, che dove a mio parere ha buttato via la medaglia d'argento quasi sicura, ha preso fiducia e quindi l'anno prossimo parte già un po' più tranquillo e sicuramente può essere un atleta che nelle gare, ripeto, di una settimana è sicuramente competitivo e poi si deve confrontare nelle 3 settimane dove credo che possa essere comunque molto valido. Indicativamente, cioè ragionando un po' così a grandi linee, Ciccone 91 su 100 va al Giro d'Italia, quindi se Ciccone è al Giro d'Italia, Scale Mose non sarà capitano al Giro d'Italia Anche perché ha detto che non gli piace, no? Non ha sentito e niente. credo che non ha, appunto, credo che non andrà al Giro d'Italia perché ha dichiarato che insomma non gli garba. Al Tour de France forse è rischioso mandarlo subito al Tour de France perché rischia magari di bruciarsi forse con i calibri che ci sono. La domanda è per la Vuelta, quindi. Non necessariamente, sai, alla fine un Sto conto cercando di tirarti fuori qualcosa. Ma purtroppo i calendari li sveleremo più avanti come team, per cui no, non per forza, nel senso, se l'obiettivo è quello di far fare esperienza a un atleta che sia al Giro, al Tour, alla Vuelta per verificarsi sulle 3 settimane, è indifferente, perché chiaramente non avendo ancora certezze di dove si può posizionare, la lotta deve essere di solito con quelli più forti, quindi se uno deve imparare, deve vedere dove si posiziona rispetto a un Vingegaard, a un Bernal, a un Roglic, a Quindi un se fossi in Pantani. Lefebvre, Evenepoel lo manderesti al Tour de France il prossimo anno? Sì, non vedo, dipende poi chiaramente com'è il percorso. Ovviamente, vedendo com'è il percorso del Giro d'Italia con tutti i chilometri a cronometro, ha molto senso andare al Giro d'Italia per Evenepoel. Se hai un atleta che invece è più scalatore, senza dubbio il Giro di Francia ti garantisce qualcosina in più perché ci sono meno chilometri a cronometro, per cui il percorso poi fa sempre la differenza quando vai per fare il risultato al 100%. Se vai per imparare, ci sta anche che prendi magari una scoppola perché il percorso non ti si addice, però per diventare forti nelle gare a tappe in 3 settimane è proprio quello che devi fare, stare calmo quando la situazione si fa complicata. Traduciamo quello che ha detto Luca aggiungendoci un po' di notizia dietro che magari non, anche se non ci ha svelato nulla, probabilmente Ciccone al Giro e Schelmose al Tour per imparare, poi insomma capitano, poi vedremo cosa fa, in teoria, poi vedremo. Ciao Luca. Luca Bertacchini, che è l'altro. Tiberi può essere il nuovo Nibali?
Ha sicuramente le caratteristiche per le 3 settimane. Sta crescendo, deve ancora confrontarsi bene da quel punto di vista, anche nelle gare a tappe di 1 settimana. È un atleta che può crescere con gradualità in quella direzione, senza dubbio. Nella 3ª settimana, già nei grandi giri che ha fatto, si è sempre andato più forte che alla prima. Quindi, nel momento in cui si presenterà con la condizione adeguata, e non parlo di professionalità nel preparare la corsa, perché la condizione l'ha sempre avuta, ma ha una crescita più lenta di altri, si può arrivare sicuramente a essere molto competitivo nelle 3 settimane. Poi diventare Nibali, sappiamo benissimo che di Nibali ce n'è stato uno solo e rientra in quei 10 top di sempre del ciclismo, che ha vinto tutto e più di tutto, perché comunque Vincenzo ha vinto i 3 grandi giri, ha vinto due classiche, quindi non è che ce ne siano molti che sono riusciti a fare Lo stesso Froome e Contador hanno peccato nelle classiche. quell'impresa. Esattamente. Allora, altra domanda scomoda. Mauro Baldini ti chiede: cosa non è andato per il verso giusto con Pellò? Come mai avete rescisso? No, non c'è stato un motivo particolare. Essenzialmente, se Fabian ha creato la Tudor, squadra svizzera, con la sede peraltro in zona Canton Vaud, dove Pellò appunto abita, o diciamo è originario, e per cui ci ha chiesto, visto che era un progetto svizzero, aveva piacere a poter tornare in patria. Con noi, secondo me, si è comportato più che egregiamente. È ovvio che un atleta come lui, che faceva delle fughe al chilometro zero, il suo must, con noi ha avuto qualche difficoltà in più, perché, come ben si sa, correre una squadra professional e attaccare al chilometro zero si può fare con relativa facilità, perché il gruppo lo consente. Quando sei con una maglia World Tour, in base alle strategie del gruppo, è un po' più complicato, ecco. Però no, non ci siamo lasciati assolutamente in buoni rapporti, anche perché è stata una sua richiesta molto comprensibile, quindi più che Quindi lo volentieri. vedremo alla Tudor attaccare al chilometro zero, fondamentalmente. Probabilmente, probabilmente. Allora ti chiedono Tony Manero e lo svizzero su Elle Mose, Baroncini e Thibaut Nice. Che tipo di corridore è Nice e Elle Mose e Baroncini cosa potranno fare per il prossimo anno? Ma allora, Thibaut Nice è un ciclocrossista ad oggi con un'ottima propensione per la strada. Cercheremo comunque nei primi 2 anni di combinare i due calendari, così come facciamo con Shirin Van Aanrooy e Lucinda Brand, sapendo che ha delle ottime qualità anche per la strada. Per cui cercheremo di consentire un approccio alle gare più accettabile possibile. È ovvio che, leggendo questa domanda, ci aspettiamo già qualcosa dalla parte strada, perché comunque è stato campione europeo Under 23, quindi vuol dire che le qualità ce le ha. Dopodiché, il calendario di ciclocross è abbastanza intenso, soprattutto per chi lo fa da ottobre a febbraio. Bisognerà calibrare bene le scelte. Baroncini e Lemos, sono due atleti sicuramente diversi. Baroncini è sicuramente uno più da gare di un giorno classiche, oserei dire delle Ardenne. Ha già fatto benino quest'anno, poi ha avuto 2 fratture, per cui da quel punto di vista la sorte non è che gli sia stata troppo vicina. Però sicuramente sono convinto che Baroncini diventerà un ottimo corridore a livello internazionale. Ti chiedono qu quanti margini ha Baroncini, soprattutto anche sul raffronto, no? Noi l'abbiamo fatto spesso sta stagione, Baroncini-Ghirmai, uno che magari ha fatto il salto come Baroncini ed è subito è stato uno dei top, no? Nelle gare di un giorno, in quegli arrivi un po' più tecnici, ha battuto Van der Poel, insomma, niente male. Mentre Baroncini, l'hai detto anche giustamente te, 2 fratture, eccetera, eccetera, però ha stentato un pochino, no? Visto la giovane età, giustamente. Come mai c'è stata questa, diciamo, esplosione di Ghirmai, come di altri atleti di quell'età, e magari noi italiani, vedi Baroncini, ma magari altri stentiamo un po' a fare subito il salto?
Ma intanto le caratteristiche sono completamente diverse, cioè uno è molto veloce e quindi sappiamo benissimo che chi è veloce ha anche un volume di opportunità molto più ampio di chi magari si difende più sull'attacco piuttosto che sugli strappi. Poi Grimai nello specifico è chiaramente un talento impressionante. Non credo che ci siano differenze particolari, insomma, una doppia frattura fa chiaramente pensare, no? Perché si perde parecchio tempo tra l'infortunio stesso e poi il recupero per ritrovare la condizione. Per cui non penso che sia corretto fare in questo momento un paragone effettivo. Bisognerà farlo probabilmente la prossima stagione, assumendo che tutto vada per il verso giusto. Mentre tornando alla domanda iniziale, Lemos è completamente un corridore diverso, più uno scalatore, sicuramente più gregario che non leader. Ha dovuto apprendere molto quest'anno e credo che abbia degli ottimi margini di miglioramento, perché comunque la qualità fisica c'è. Prese le misure del World Tour, sicuramente potrà essere molto utile alla squadra. Ok. Luca, Berta, Lorenzo, volete fare qualche domanda a Luca? Io volevo chiedergli di Quinn Simmons, che mi sembra molto interessante quest'anno. L'ha già detto e non Ah, l'ha sei detto. attento. Ah, non sei attento, Calma. non era ancora collegato, non era ancora Vabbè, collegato. me lo No, andrò a rivedere. sicuramente può fare la stagione del salto di qualità, quindi sono convinto che ci farà vedere delle belle cose partendo dalle strade bianche in poi. Si è Quindi calmato un poi gli po' trovo azzeccato. caratterialmente. E so che è un po' un cavallo pazzo lui. Ma devo spezzare una lancia in suo favore. Allora, tempo fa si è dovuti intervenire più che altro perché in una situazione molto complessa di elezioni politiche americane lui si è espresso in un modo un po' bizzarro, oserei dire, e senza rendersi conto poi in realtà che ormai era un personaggio pubblico e ai lui i suoi messaggi non vengono letti solo nella stretta cerchia dei suoi amici, ma vengono poi interpretati, sminuzzati e analizzati. Dal punto di vista del comportamento nella squadra, lui è sempre stato abbastanza esemplare, non ha mai avuto problemi o quant'altro, anzi, con i compagni di squadra è andato via via maturando e adesso sono gli stessi compagni di squadra che ci tengono ad averlo perché è anche molto leale nelle fasi di gara. Quindi lì rientriamo forse su quel problema del passare troppo giovani e quindi fisicamente sono pronto, ho la capacità di fare lo sforzo, però poi tutto quello che è gli altri aspetti psicologici, l'approccio mediatico e quant'altro poi vanno studiati, insomma, è 18 anni. Farsi la barba gli è stato imposto. Il Ah, vedi. modo è stato abbastanza simpatico, nel senso che al Tour de France i direttori sportivi, insomma, il personale tecnico più volte gli ha detto, insomma, fatti la barba, comincia a essere un po' troppo lunga, ingestibile, fa caldo e quant'altro. Però lui era molto titubante, al che io senza sapere che gli era già stato detto un milione di volte, al secondo giorno di riposo, credo fosse, ho detto, Quinn, credo che la tua barba sia troppo lunga, secondo me è il momento di tagliarla, e un'oretta dopo si è presentato completamente sbarbato. La Gli cosa è hai stata... detto, credo, sorridendo. Sì, no, sicuramente per me era abbastanza parte del gioco, però lì dimostra quanto rispettoso è. Perché avendoglielo detto io, allora ha capito che doveva farla per forza. Per cui è stato un po' Vabbè. simpatico, voglio dire, niente di eccezionale, però divertente, molto divertente. Vai, mullah. Cosa? No, aspetta un attimo, perché c'avevo dei problemi. No, Preparato. avevo staccato. No, perché no, non mi va la linea. Aspetta Allora, un nome a sorpresa della Trek per l'anno prossimo. attimo. Non vedo niente. Bacek. Ecco, vedi? Eccolo. Che ha vinto la tappa l'anno scorso al Wild Tour, correva nella Gazprom, che poi ha chiuso. Secondo il mondiale under 23. Secondo me 23, quindi è un nome interessante, quindi scommetti su di lui, diciamo.
Sì, credo che possa essere una bella sorpresa. Invece Pedersen cosa punterà il prossimo anno? Cioè, qual è l'obiettivo di Pedersen? Perché quest'anno ha stupito. La nostra sensazione, poi magari mi sbaglierò, è che quest'anno ha fatto anche di più rispetto a quelle che magari erano le sue potenzialità quest'anno. Poi magari mi sbaglio, però l'abbiamo vista alla Vuelta o anche in altri arrivi vincere un po' dappertutto. Magari alla Vuelta, passami il termine, Luca, non c'erano proprio i top per quei tipi di arrivi, quindi sicuramente Pedersen è il migliore e giustamente ha vinto. Però il prossimo anno non rischia di avere troppe aspettative dopo una stagione del genere, Pedersen? No, non credo, perché se si analizza la sua carriera da junior e se under 23, alla fine se l'è sempre giocata con Van der Poel e Van Aert nelle varie competizioni internazionali. Direi che lui, pur essendo diventato campione del mondo, che poi, voglio dire, lo sottostimiamo, ma non è che vale poco, ha perso magari costanza a un determinato livello una volta passato prof. Però io credo sinceramente, a prescindere dal numero di vittorie, e concordo, alla Vuelta la qualità c'era, ma non era la qualità massima possibile per determinati arrivi. Io credo che quello dell'anno scorso sia il suo standard. Poi il numero di vittorie può sicuramente L'anno variare. scorso inteso 2021 o 2022. No, questa 22? stagione. Quest'anno, Ormai noi, quest'anno. al 17 di ottobre, la stagione è passata, parliamo Sì, della stagione scorsa. Però direi che, a mio parere, questo è il suo standard. Dopodiché, ripeto, il numero di vittorie o la qualità delle vittorie sarà difficile da comparare, però io credo che il suo standard sia essere per tutta la stagione competitivo, partendo dalle classiche e nei grandi giri per provare a vincere tappe ovunque. Credo che sia lui rimasto più indietro dei vari Van der Poel e Van Aert dell'ultimo paio di stagioni sulla costanza di risultato. Ha un po' deluso forse dove ce lo aspettavamo di più, nelle gare del nord. Dopo quel Sì, secondo al Fiandre, secondo posto al Fiandre ci si assolutamente. aspettava, no? Secondo posto al Fiandre, mondiale, vinto su un percorso abbastanza difficile, pioggia, tecnico, ci si aspettava un qualcosa di più da Pedersen in quelle gare, tipo No, Fiandre, Vevey. assolutamente. È lui stesso il primo a dirlo, insomma, che nelle sue corde c'è vincere una grande classe, cioè, così come ha vinto la Gent-Wevelgem, che mi ha fatto secondo al Fiandre, negli anni successivi la progressione avrebbe dovuto essere una solidità da quel punto di vista in quelle gare che in realtà non c'è stata, per cui quest'anno quello che dobbiamo aspettarci è esattamente questo. Ci sta che abbia fatto anche lo step up mentale, visto che ha vinto molto quest'anno e anche arrivi abbastanza tecnici e difficili, che magari il prossimo anno faccia bene appunto su quelle gare lì che sicuramente sono di un livello nettamente superiore. È difficile anche da vincere perché gli avversari sono. Ora c'è anche Pogačar, non solo Van der Poel e Van Aert, ora c'è anche Pogačar per il pavé. Non è niente male. Lore, l'ultimo giro di domande per Luca. Sì, è una domanda che riguarda il mercato, perché qualche mese fa era uscita la notizia di questa possibile grandissima offerta per Ganna da parte della Trek. Che cosa c'è di vero? È vero, Così. assolutamente, senza ipocrisia. È chiaro che eravamo fortemente interessati a Filippo, sapevamo che il suo contratto scadeva a fine 2023, però è chiaro che ormai il mercato, visto che le sponsorizzazioni dei team sono su piani quinquennali, bisogna muoversi per tempo. C'è stato un contatto anche abbastanza profondo con l'atleta e il suo entourage. Abbiamo fatto un'offerta, a mio parere, molto molto valida, che poi per ragioni ovviamente individuali non è stata accettata, però l'approccio è stato deciso, insomma, l'offerta è stata fatta in modo chiaro e netto, dopodiché, come tante negoziazioni, non è andata in porto, però era tutto abbondantemente vero quello che è stato detto. Ti stuzzico un attimo, Luca, perché puntare su Ganna? Così è proprio una mia domanda personale, da general manager di una squadra, no? Che sicuramente decide anche i piani, dove mettere più budget, su quali corridori, eccetera, eccetera. Perché puntare su Ganna,
e non su, perché sono convinto che Gunn, insomma, c'ha uno stipendio livello top per la visibilità e tutto il resto, e non per uno da grandi giri, cosa che la Trek ci aveva provato con Vincenzo, poi non è andata a buon fine, insomma, l'esperienza di Vincenzo a livello proprio di piazzamenti dei grandi giri. Perché non provare, perché Gunn e non un uomo da grandi giri che dà una visibilità diversa in questo momento? Perché uomini per i grandi giri liberi sul mercato non ce n'erano, quindi un buyout da gara a tappe è veramente oneroso, e per cui diventa complesso dal punto di vista economico-finanziario. Poi dal punto di vista strettamente del, passami il termine, del marketing, anche se poi si parla di risultato, Gunn poteva consentirci, vista anche la grossa presenza di sponsor italiani sulle nostre maglie, un certo link appunto con tutta questa serie di sponsor. E poi dal punto di vista sportivo non ti nego, forse poi per civetteria personale, io ho lavorato per anni con Fabian come preparatore peraltro, e quindi un atleta come Filippo mi sarebbe piaciuto in squadra per provare a spingerlo a diventare un leader assoluto anche nelle classiche e anche nei grandi giri, per ovviamente le vittorie di tappa. E sì, non... sì, cosa che purtroppo per ora non fa la linea. Senza limitarsi solo al cronometro. Senza, sì, ripeto, era una curiosità, cioè un piacere personale sarebbe stato per me cercare di farlo diventare, o meglio, di ottimizzare anche quelle sue caratteristiche che ha da cronoman per le varie classiche, piuttosto che per vincere determinate tappe. Poi ripeto, ci riuscirà, perché sono convinto che a prescindere dal team dov'è, ha le qualità, quindi con un po' di attenzione sicuramente riuscirà a fare dei belli risultati. Però mi sarebbe piaciuto aver provato io con lui. Qual è un corridore che avresti voluto avere, visto che hai avuto Nibali, Contador, Cancellara, tutti e tre campioni, no? In diversi ambiti, magari Contador e Vincenzo in ambiti simili, dopo tante esperienze, con chi vorresti, avresti avuto il piacere di collaborare a livello sportivo? Come preparatore intendi? Come corridore, cioè no, avere un corridore sotto, ecco, da gestione. Da gestire? Sì. È chiaro che in questo momento Pogačar sarebbe uno che sicuramente mi sarebbe piaciuto poter avere in squadra, quello senza dubbio. Devo dire che di tutti quelli che sono nella top 10, diciamo adesso, del ranking mondiale, in passato avevamo avuto contatti abbastanza decisi con Roglic, dopo il suo primo contratto con Jumbo, per cui siamo rimasti anche in buoni contatti. È sempre stato un atleta che mi è piaciuto, anche se poi magari non ha vinto il Tour de France, però sicuramente uno di quelli che più mi è piaciuto. E poi, se mi parli di gare di un giorno, sempre il pallino del cronometro, è Kung, è uno dei grandi atleti che io avrei voluto, e ancora ai tempi della BMC giovani c'ero arrivato molto vicino. Lì mi sarebbe piaciuto, proprio perché amo le cronometro. E quest'anno che gli scadeva il contratto? Non avevate... In realtà il contratto gli scadeva nel 24, poi ha rinnovato con un'estensione, quindi in questo momento non eravamo nella possibilità di firmare una attività come Kung. Avete anche qualche altro colpo di mercato da fare entro fine anno, visto che ci sono diversi svincolati o qualche giovane da piazzare, oppure avete già chiuso la rosa? Ma noi essenzialmente abbiamo già chiuso, a meno che esca qualcuno di veramente fondamentale. Però sai, dopo le varie esperienze di grandi nomi, ci siamo spostati su creare il talento in casa, no? Abbiamo selezionato, ripeto, da Quinn, da Tiberi, Baroncini, Tibonis, Schielmos, Lopez. Abbiamo svoltato nella direzione di crearci un po' l'atleta in casa e cercare di supportare loro, per cui l'inserimento di un grande nome deve essere, come dicevate poc'anzi, deve essere uno che fa la differenza probabilmente nelle gare a tappe piuttosto che in altri ambiti molto specifici. Però credo che, avendo preso quella linea, in questo momento non vedo persone da qua a fine anno da poter inserire
per colmare questo buco, ecco. C'è una ragazza che forse, non so, Vi conosci. conoscete forse? Dovresti conoscerla. La conosco. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Elisa Luca, da quasi ciao a tutti. dall'altra parte del mondo, perché il collegamento da Dubai ha fatto scalo ed è con noi. Ciao Elisa. Ciao, buonasera a tutti. Dove Luca, stai come... andando, Elisa? In vacanza? No, sto andando a fare un evento, diciamo, di beneficenza con uno sponsor mio personale. Bello. Sì. Luca, cosa Dicevi. diciamo di questa ragazza che ha già vinto qualcosina, mi pare, no, in carriera? Sì, diciamo che è stata un'ottima scelta. Noi abbiamo dato fiducia a Elisa ancora prima che vincesse il campionato del mondo, perché per mia fortuna l'abbiamo fatta firmare a maggio dell'anno in cui è stata campionessa del mondo. Però a prescindere da quello, credo che con noi abbiamo anche messo basi più solide per salire di categoria, a prescindere dalla maglia di campionessa del mondo che ha onorato nel migliore dei modi, e credo che da qua in avanti possa essere uno dei nostri pilastri fissi per il futuro. Già dall'anno prossimo avrà un atleta che potrà tirare le volate in modo più specifico, e quindi cercheremo di costruire intorno a Elisa quello che è il nostro futuro di squadra, per cui siamo molto soddisfatti e spero lei lo sia altrettanto. E cerchiamo di, insomma, di far crescere la nostra squadra, ma soprattutto, come dicevamo all'inizio, il ciclismo femminile sta crescendo in modo esponenziale, per cui le atlete come Elisa saranno sicuramente portavoci sicuramente delle vittorie, ma soprattutto di un cambiamento culturale, che forse è la cosa che più ci interessa come team e come azienda in quanto track. Senza ombra di dubbio, è la prima campionessa mondiale che abbiamo in live, tra le altre cose, quindi è il nostro pi piccolo primato, tra le altre cose. Ma avere una squadra così forte a livello femminile, Luca, che emozioni dà? Perché comunque il ciclismo femminile a livello no, televisivo, come sta prendendo piede in questi anni, è quasi una novità, perché negli ultimi anni non era così a livello visivo, no? A livello televisivo. Che sensazione dà avere una squadra comunque forte, la più forte possiamo dire, o comunque a livello di vittorie, tra No, Elisa, Longoboni. fatto seconde nel world ranking, non siamo i più forti. No, Vabbè, scherzo. dai, comunque una delle più forti, una Devo delle più mettere forti. pressione alle mie atlete, sempre. No, scherzo. No, la soddisfazione è enorme, soddisfazione enorme. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso da quanto sia bello il ciclismo femminile. Devo dire che noi per scelta consideriamo la nostra squadra fatta da 45 atleti, 30 uomini e 15 donne. Di conseguenza l'emozione è pari e forse di più degli uomini, semplicemente perché c'è l'aspetto di novità, come dicevo, di cambiamento culturale, quindi stiamo costruendo qualcosa di nuovo tutti insieme. Però è chiaro che quando vai con le ragazze e vinci 35 corse, insomma, c'è quasi la garanzia del risultato, e questo è molto, molto, molto piacevole, insomma. Devo dire che poi le vittorie al Giro d'Italia di Elisa, piuttosto che la Roubaix, il campionato del mondo a cronometro con Ellen, insomma, sono state dei grandissimi, grandissimi risultati, quindi veramente piacevole. Non so se Elisa ci sente o se la È vuoi frizzata col fare. sorriso. È frizzata. Ci senti Elisa? Così così, c'è cioè il wifi in aeroporto. Wifi in aeroporto è quello che è. Quello che Classico, classico. è. Oh, la famosa frase, Elisa, esci e rientra. Esce e rientra, sentita però. No, senza ombra di dubbio ci avete una grande squadra. Infatti, noi ora poi a fare tutte le valutazioni delle donne sarà un casino totale. Comunque, nelle donne probabilmente si percepisce che ci sono le top, le fenomene, e poi ci sono le corridrici, come si dice? Corridori donna, come si dice? Non mi sono mai posto il problema. Le Sì, chiamo atleti atlete, d'atleta. Quindi per me mi sono sentite e adesso? ora Mi ora sento. perfetto. Ok. Chiedilo a lei come si dice. Come si dice corridore, però nel senso femminile?
Atlete, direi. È una cosa così importante sapere. Corritrice, no, direi di no. È brutto, però è bruttissimo. Anche se si dicesse è brutto questa cosa. Elisa, ci racconti che differenza c'è tra indossare una maglia di campione del mondo su strada e una maglia di campione del mondo su pista? O comunque vincerla, dai, perché su pista non la indossi, però vincerla. Sì, per me diciamo che l'emozione è stata molto simile. Sinceramente sono state due gare per me fantastiche e il fatto di poter festeggiare tutte e due le vittorie insieme alla squadra è stato sicuramente un valore aggiunto. Poi il campionato del mondo su strada è stato forse anche un po' inaspettato e questa è stata la cosa più bella. Per quanto riguarda invece l'inseguimento a squadre, io ormai sono più di 6 anni che sono nel quartetto elite, quindi è stato un lavoro lungo e poter arrivare a indossare quella maglia è stato veramente bellissimo. E sicuramente diciamo che è un po' diverso il fatto di poter indossare la maglia su strada ogni giorno anche in allenamento, mentre quella della pista si indossa poche volte. Però il valore per me è lo stesso. Giusto, giustissimo. A proposito di quartetto, ma le altre? ho scritto a Maltina perché erano a cena, che sono in ritiro, in Sicilia. Per, per me hanno bevuto troppo stasera. Non so, la regola dovrebbero arrivare, insomma, sono a cena, magari hanno fatto un po' di ritardo. Domande a raffica su Elisa nell'attesa delle altre tre. Lo so, Luca, vuoi chiedere qualcosa a Elisa? No, ci siamo già detti le aspettative del 2023, abbiamo già fatto le spunte su cosa deve vincere, quindi si tratta solo di sistemare il programma per metterla nella condizione giusta di... Sì, Luca mette sempre poca pressione ai suoi atleti, alle sue atlete. Pensa, ha fatto tagliare la barba a Simons la prima volta che gliel'ha detto. No, ma loro sanno che io metto pressione, ma poi sono il primo che poi si scioglie quando i corridori hanno bisogno di qualcosa. No, assolutamente, cioè, si fa per scherzare, però sappiamo benissimo che lui ci tiene molto alla squadra femminile, quindi... quest'anno abbiamo cercato di fare il massimo per raggiungere tutti i risultati che potevamo e faremo così anche il prossimo anno, sperando di fare ancora meglio. Una cosa te la posso chiedere però, Luca, qual è l'obiettivo che hai prefissato, il numero uno che hai prefissato per Elisa, questa, visto che avete già parlato di obiettivi 2023? Ma è chiaro che se il percorso verrà confermato, il campionato del mondo è una gara che le si addice e credo che anche in accordo con i tecnici della nazionale possa essere forse il grande obiettivo della stagione. Poi secondo me Elisa ha anche le qualità proprio per il Fiandre senza dubbio, o direi anche la Roubaix, per cui quelle sono le classiche dove sicuramente può ancora crescere in modo importante. Ha già dimostrato di vincere tappe, grandi giri, tappe dappertutto, quindi ecco, da quel punto di vista cercheremo di continuare in quella direzione. Poi ovvio ogni stagione è diversa, non è semplice ripetersi, però ecco, devo dire che la qualità maggiore delle ragazze, parlo di Elisa, dell'altra Elisa, delle ragazze insomma più forti che abbiamo in squadra, hanno una grandissima capacità di gestire la pressione, e devo dire che è una caratteristica che di solito è dei grandi campioni in generale, di uomini e donne, e in loro c'è una grossa percentuale di atlete che sa gestire la pressione in modo molto molto corretto, si automotivano con la pressione invece che spegnersi, e questo è una cosa fondamentale, ma ripeto, tipica solo dei grandi atleti. Elisa, ti chiedono una strategia per battere la Vibes in volata al mondiale. Ti danno già in volata con la Vibes al mondiale, vedano lungo. Qual è la tattica? Beh, già essere lì sarebbe bello, insomma, vuol dire che è andato tutto liscio fino a quel momento. Ma io
prima che al mondiale inizierei a pensare anche alle classiche, a tutto quello che c'è prima, perché sicuramente sarà una grande avversaria e sappiamo che è fortissima, e quindi quest'anno, come diceva Luca, la squadra ha preso delle nuove ragazze per cercare di fare un treno ancora più forte rispetto a quello della stagione che si è appena conclusa. Quello che sto cercando di imparare, appunto, anche riguardando magari video, e di non aver paura a anticiparle, partire un po' più lunga, perché lei non ha timore davvero di lanciare le volate anche a 300 250 metri, e devo imparare a fare così anche io. Te come ti classifichi, Elisa, come atleta? Parliamo di atleta, non ci si sbaglia. Come ti classifichi? Perché parlavamo prima con Luca, no, della difficoltà di classificare a volte le atlete, le cicliste, perché avete molte qualità. Siete forte su tanti terreni, a differenza degli uomini, no, che sono più specifici, il velocista, lo scalatore, eccetera, eccetera. Come ti classifichi? Che atleta sei? Sei una velocista o sei qualcosa di più? Ma, no, a me piacerebbe essere un atleta da classiche, e sto lavorando per essere completa, un po' in volata, ma anche abbiamo capito l'atleta da classiche. Atleta da classiche, si è capito. Ti sei un po' frizzata e l'audio va e viene, però si è capito che atleta da classiche. È entrato un robot nel corpo di Elisa. Ok, all'aeroporto i ragazzi sono così, sono. Ci sta. No, ma un corridore che le assomiglia a livello maschile chi potrebbe essere? Van Aert? Pedersen. Pedersen, classica, forte in volata. No, parlando in casa, Pedersen sicuramente. A livello generale, sì, quella è la categoria di atleti, il Van Aert di turno, perché comunque anche Elisa in salita non è che si fa staccare con grandissima facilità, se escludiamo proprio le salite, quelle lunghissime, poi per il resto è sempre abbastanza competitiva anche su quelle corte, quindi credo che possa essere un giusto paragone. Sì, mi allora, sentite adesso ora, meglio? Scusate, stiamo cercando di fare il possibile. No, dicevo che mi piacerebbe essere un atleta da classiche, e penso di essere migliorata quest'anno da questo punto di vista, ma ovviamente c'è sempre da lavorare, quindi ci tengo al mio spunto veloce, però penso che posso ancora migliorare magari sulle salite brevi o sugli strap. Un corridore, ragionavamo mentre eri offline, un corridore maschi, sono maschi, uomini, che ti assomiglia? Su chi ti rivedi? Come tipologia di atleta che sei? Noi si è detto Pedersen o Van Aert, si è buttata lì. Magari, dai. Vabbè, oh, ascolta, Van Aert non ha ancora vinto un mondiale, Parliamoci di sì, ok, però... Insomma, tutti e due hanno vinto davvero tante corse importanti, quindi sarebbe bello raggiungere quello che hanno raggiunto loro. Sì, però su Van Aert, attenzione, perché girano articoli, no? Un corridore che è forte, 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 però appuntamenti, a parte la Sanremo, poi le classiche che gli si addicono, Fiandre, Roubaix, Mondiale, ancora nulla. Quindi c'è questa sensazione che possa rimanere uno forte, forte, ma non un vincente di... livello altissimo. Quindi io ti auguro di fare una carriera per ora anche meglio di Van Aert, mai che mai. Assolutamente. Ulla, hai qualche domanda da porre a Elisa nell'attesa del a parte che c'ho se mi regge la linea, sì. la Roubaix è un obiettivo, ti gaverebbe vincerla, perché l'ultima volta non è andata benissimo, però magari se ce la racconti, dai. Sì, le prime due edizioni della Roubaix. O mi blocco io o si bloccano le altre, è tutto un blocco. Cioè, se appena faccio la domanda io oppure quando voglio ascoltare. È una serata maledetta. Vabbè.
Te Elisa, quando vedi che ti frigge, esci e rientra, fai come se fossi a casa tua, tanto quando esci e rientra non c'è problema, esci e rientra funziona sempre. Luca, se vuoi, ci vuoi lasciare, noi ti salutiamo. Vi saluto, è stato un piacere ragazzi e buona serata. Grazie Luca. Ciao, grazie, a presto. Ciao, buona prossima stagione. Ciao Luca, buona serata. Grazie mille, buona ciao serata. A tutti. Nell'attesa delle famose, delle fantastiche 4 con la non Gazzetta. Arriveranno mai. Non si sa come succede. Ma mancano le altre 3 più una però la Guazza aveva detto che era a cena, lo scopo era quello di rompere le scatole alle altre 3 per far chiamare la Guazzini e farle intervenire. Ciao Elisa ancora. Eccomi di nuovo, scusate. Se ti blocchi, te esci e rientra, fa come se fosse. Okay. Non ti preoccupare. No, dicevi appunto sulla Roubaix? Sì, che le prime 2 edizioni non sono state sicuramente positive per me, però in futuro potrebbe essere una gara, per fare un buon risultato, quindi vedremo, non ho ancora stabilito il calendario del prossimo anno, adesso al ritiro di dicembre vedremo, quindi non so ancora se la correrò oppure no, però è in un periodo anche dove ci sono altre classiche, quindi vedremo. Senti, la domanda delle domande, hai pianto più tu dopo l'arrivo del mondiale su strada o l'ho vinto ovviamente o la Martina Alzini dopo l'oro dell'inseguimento, perché l'abbiamo vista molto molto toccata lei, Tutta sì, è una dura lotta, penso che queste lacrime sono lacrime di gioia, quindi non si possono controllare, in quei momenti viene un po' fuori anche tutto il lavoro e i sacrifici che sono stati. E niente, ogni domanda c'è. Sì, sì, ogni minuto e mezzo salto. Elisa, prova a uscire a rientrare, poi ti facciamo ancora l'ultima. Ma dov'è, scusa, a Dubai? A Dubai, sì. Dubai. A Dubai non c'hanno neanche la linea che funziona, cioè se non ce l'hanno lì dove funziona? Il wifi dell'aeroporto è sempre così. Vabbè, ma l'aeroporto di Dubai, sai, con tutti i soldi che c'hanno potrebbero fare una linea un po' meglio, non ho capito. Esatto, Fede è uscito, secondo me, non voglio immaginare cosa stia dicendo in privato, però. Non ti sentiamo, Fede. No, dicevo stavo ridendo per queste arrivo, ma è bellissimo. Allora, vediamo se mi sentite, magari rispondo all'ultima domanda, poi non so se riesco a collegarmi ancora perché qui veramente va malissimo. È strano, il wifi. A Dubai non ce l'ha vero. Stanno risparmiando stanno risparmiando sul wifi, ragazzi. Incredibile. Dicevo che sono lacrime di gioia, quindi in quelle lacrime sicuramente ci sono anche un po' i sacrifici che sono stati fatti nei mesi la Roubaix maledetta ufficiale. Noi facciamo un esposto ora all'aeroporto di Dubai. Esatto. Sì, sì. Elisa, rientra che ti salutiamo, dai, almeno con tutti i soldi e c'hanno, ragazzi. Non è accettabile questa cosa. Ora, vogliamo non lo so, un container pieno di petrolio in cambio. No, non so come si dice container, penso di no. Approfittiamo di questi 30 secondi per barili. Poi barili di un barile gigante di petrolio vogliamo in cambio. Allora, la prima missione di stasera, ovvero avere tutte e 4/5 connesse insieme, è già fallita. Quindi questo è il primo obiettivo fallito della serata. No, vi saluto e vi ringrazio. Mi dispiace per la connessione, ma ho fatto il possibile. No, ma Elisa, se tanto ora arrivano quell'altre 3, si spera che siano tutto a posto e non abbiano alzato troppo il gomito, magari a cena. Se arrivano e rientri per dire 2 battute, ti mandiamo un messaggio. Se no, va bene. Ciao, ok? Grazie a tutti. Buona serata. Ciao, 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 ciao.
Allora, in attesa delle altre... Il barile di petrolio è tipo la birra del Bulla, comunque. Sì. Io allora non baratterei mai una cisterna, che giustamente Luca ha usato il termine giusto. Lì, È la Guazzini che sta salutando la diretta? Può essere. Sì. Può essere. Una cisterna di birra con una cisterna di petrolio. Io invece ho un'altra sensazione, però non la posso dire. A proposito di sabotaggio, però ho questo sesto senso, però magari ci sta di no. Comunque, noi intanto siamo un'oretta di live, abbiamo un'altra ora davanti per fare stronzate. Quindi c'è chi ha capito come abbonarsi, che è già un passo avanti. Stregone, se aspetta, dove si è abbonato? Si è abbonato a Twitch, perché quando non lo vediamo, aspetta, si è abbonato a Twitch, Stregone. Vediamo se ci risponde. Allora, rimanete connessi, perché forse... chiamate Malori, forse, giustamente. Forse arriva prima lui. Forse arriva prima lui. Malori, sì. Può essere. Allora, no, niente, vabbè. No, Stregone, non riesco a vedere se sei abbonato. Ah, sì, ok, grazie. Sì, grazie dell'abbonamento, Stregone, grazie. Impossibile... sapere usare il sito viola, non è facile. Chiamate nomi così a caso. Chiama Pezzo. Stasera diretto con i ragazzi, capito? Ragazzi, no, è tutto programmato, però non è programmato, bisogna capire se è tutto programmato. Teoria è tutto programmato, no. Allora, l'unica in dubbio era la Guazzini, perché ha detto era cena fuori, e ho detto vabbè, guarda, vieni uguale, fa un saluto, se non vieni ti facciamo chiamare in diretta dall'Alzini per farti intervenire, però il problema è che se manca l'Alzini non si può chiamare la Guazzini. No, il top era averle tutte contemporaneamente, e questo è andato già a puttane. In compenso non avrai nessuno, quindi più o meno uguale. Non cambia tanto, cioè da tutte insieme oppure nessuno. Più o meno è lo stesso risultato. Allora, nomi sparati a caso intanto. Allora, in anteprima, visto che non sappiamo cosa dire, per ora faccio vedere dei video del Serra, così a caso, della terza scalata. No, sì. Piuttosto spariamo cazzate. No, della terza scalata, ragazzi. L'hai detto tu, è che li doveva far vedere così. Sì, no, non ho capito, in anteprima sì, allora va bene. È già montato? No, sto scherzando, anche perché no, qui sopra non riesco a farteli a farmi vedere, perché c'è un fondo quiz del Mulla. Vabbè, quando mi pare, guarda, me lo dite, basta che me lo dite, io metto tutta al lavoro. Colpa di Martina, ragazzi, tutta colpa di Martina, di sicuro. Momento vuoto, news del mondo. News. Allora, parliamo delle news del mondo del ciclismo. Ci sono delle news del mondo del ciclismo queste settimane? Quintana ha trovato squadra. Sì, però non lo dice per ora, e probabilmente pare si era Intermarché, come scrivono già. Quindi potrebbe vincere il Giro d'Italia, perché Intermarché ha rivitalizzato, certo, il livello di corridori. Quindi, però nessuno mi ha ancora risposto alla domanda: come si dice corridore al femminile? Corridoressa. Attenzione, che qui potremmo avere delle novità. Sì. Allora, l'evento, ve lo posso dire, Italo, ve lo posso dire con quasi al 99% di sicurezza, doveva essere questo lunedì, però, guarda, organizzare le pedalate allenamento, perché sarà una pedalata allenamento, cosa vuol dire? Vuol dire, allora, se noi avessimo organizzato una pedalata, nel senso, pedalate con me, si può pedalare in 200, ognuno va al suo ritmo, ci si stacca tutti, ognuno va per i cazzi suoi dopo 5 minuti. La pedalata di allenamento vuol dire che se noi settiamo che ci si fa 10 minuti al 50%, poi 3 minuti di scatto al 100%, eccetera, eccetera, vuol dire che tutti andranno al proprio passo. Quindi se te rispetti il tuo massimo, il tuo limite, il tuo medio, quindi fai un buon allenamento per te stesso, comunque rimani nella media anche di Visconti, per dire che sicuramente c'ha più watt di me, agile proprio. E quindi sarà bello, perché comunque tutti insieme
pedaleremo, chi di più, chi di meno, basta rispettare una tabella di percentuali della FTP, della potenza. Basterà avere un rullo smart fondamentalmente, ma quello ce l'hanno tutti. E doveva essere questo lunedì, però siccome ci sono tutte le gare, scusate, gli allenamenti delle gare World Tour, sì, ciao, degli allenamenti delle squadre World Tour, la Ineos e altre, c'è un po' d'affollamento sui piani di Zwift che ci hanno dato disponibilità dal 5 dicembre. Quindi vi posso dire che al 99% la prima live allenamento su Zwift sarà alle 6:30 di lunedì 5 dicembre. Poi faremo il 12 e il 19 e poi vediamo se farne qualcuno anche a inizio anno. Però quindi saranno 99 su 100, il 5 quasi sicuramente, poi il 7, no, il 12 e il 19. Questo è qua. A proposito, Marcello l'ha chiamata? Chiedevano di Marcello, cioè in effetti... No, Marcello, è perché pensavo di essere in tanti stasera e... avevo limitato i posti, perché se no... Pensavamo. Effettivamente voti di mercato si potrebbero fare in questo no, ma c'è un'altra news, allora. Un'altra news importantissima. Qual era? Perché vi siete messi a ridere? Monticello stavi, ma poi vince. No, no, vai a vedere WhatsApp. Avrà no. contratto con Fantasacking quando sarà professional World Tour. Sì. Bah. Vai a vedere no, WhatsApp. No. Sì, sì, ho visto ora. Secondo me è vero. Marcello a cena con le ragazze. potrebbe essere. Ok, allora diamo voti di mercato nell'attesa della ragazza che secondo me prima o poi arriveranno. A proposito, no, non arriveranno. La notizia del giorno in realtà è questa del giorno, non è che sia sta notizia. Il direttore sportivo della Quick Step che ha paragonato Evenepoel Armstrong, come lo vedete? Lui stesso, no, della Quick Step, cioè, direttore della Quick Step, Lodewijk, ha paragonato Evan, è uno della Quick Step, quindi è probabile, Doc, però ci sto pensando. Ma abbiamo fatto la call con la Software House oggi, ora domani le richiamo. Salta tutto. Se non arrivo le ragazze tolgo il like. Guazzini veloci. Allora no, ma chi è che l'ha dichiarato? Mulla? Il direttore sportivo della Quick Step, quindi uno dei suoi. Uno sì. Non gli ha fatto un complimento, però parliamoci. Ma lui dice sì, vabbè, per la mentalità, sì, però cioè, insomma, poteva usare un altro esempio. Non era proprio l'esempio migliore, però è uscito con questa dichiarazione. Anzi, imbarazzante. Le ragazze sono su Facebook. Oddio. Dai, prendiamo la vita, dai. Dai, cambiamo. Allora, dai, voto al mercato. Cioè, il tabellone voto al mercato non è che si fa così, devi prendere il tabellone, cambia regime, si parte da zero, si riparte, si volta pagina. Allora, le donne, abbiamo chiuso con le donne. Basta, Fantasacking degli juniores si fa il prossimo anno. Abbiamo chiuso con le donne, passiamo no, agli uomini. Io ci credo. Vabbè, magari ragazzi, cioè, se oggi era, siccome sono in nazionale loro, se oggi è successo che magari l'allenatore ha detto stasera si fa un meeting e si è scordato di avvisarci, capita, voglio dire, dai, magari ora appena finito il meeting entreranno, tanto noi fino alle 2 siamo qui, no? Certo, il meeting a novembre chi è che non li fa? Le 10 di sera, il ritiro. Sono in ritiro, dai. Comunque, the Cycling Pro, dov'è il tabellone? Sì. Squadra per squadra, quello fatto bene. Ok, facciamo pubblicità, invece andare sul nostro sito, si va su Cycling Pro. Facciamo pubblicità agli altri siti, va bene così. Pubblicità a manetta, va bene. Allora, dove andiamo a andare? World Tour, tutte le wildcard, sta lì, notizie, dove cazzo no, il tabellone, ciclomercato, tabellone.
Dov'è il ciclomercato? Mercato, c'è un in alto. No, non ti vedo ciclomercato, tutti i trasferimenti, tabellone World Tour. Eccolo qua. Tabellone World Tour. Ok. Perché questo è riuscito a dircelo, fa scalo Dubai per andare a un evento di... beneficenza. Con uno sponsor privato, quindi... Quindi fatevi i cazzi vostri. Allora... Mulla. Commenti meravigliosi. Non l'ho visto, no, non ci vado spesso sui social, anzi quasi mai. Qual è? Cosa ha fatto? Ma non ho seguito oggi. No, neanche l'ho visto. Mirabolanti avventure di Miguel Angel. Forse un giornale ha scritto qualcosa che andava a scrivere, lui se l'è presa. Probabilmente. Allora, condivido lo schermo. Ciclomercato, va bene. Noi facciamo un'altra cosa. Poi, se vengono, saranno. Chiedono di fare l'imitazione di Vlasov. Addirittura di Vlasov, l'ho già fatta. Non c'è niente. Al massimo, posso portare in futuro altre imitazioni di corridori del passato. Tipo, sì. Avrei quella di Mancebo oppure quella di Mancebo. Disastre. La faccio io. Mancebo, faccio io. Mancebo, aspetta, la faccio io. Guarda, non sei così. Così. Poi c'è quella di Sastre. Lo ricordate? Sì, sì, lui. No, non è che rideva. Aspetta. No, era così, no, era concettato. Vai, oh, signor, io facevo, no, Mancebo, vabbè, così tranquillo, normale, così, addormentato quasi, no, però Sastre, cioè, ti prova a farlo sto verso lì, cioè fai una fatica allucinante, cioè già solo i muscoli facenti ti prosciugano l'energia, capito? Solo per fare quel verso lì, non so come facessi. Ma guarda, se lo vedete è sempre così lui, eh? Cioè faceva 6 ore così, che se fai 6 ore così, solo così, dopo 6 ore caschi in terra morto praticamente, solo per lo sforzo dei muscoli del viso. Allora, sì, infatti è più o meno uguale. Allora, tabellone mercato, partiamo bene. Nell'attesa di Malori e le ragazze del mondiale. Allora, Aje Dauzert, entrate, noi l'abbiamo già valutata, quindi è già fatta, la Aje Dauzert, tra altre cose. Aje Dauzert, Bowden, Gauthierat, Rita Liu, Tronchon, e basta. Mercato, direi, voto zero, imbarazzante, anche considerando la squadra che sono, sì, ma tra l'altro è veramente ridicola e mi espongo. L'unico corridore che avevano l'hanno dato via, no, cioè, l'unico, chi sarebbe, scusa, Jungels, il corridore che avevano, vabbè, comunque hanno dato via praticamente dei ridicoli per prendere gente ancora più ridicola. Questo è interessante. Non era facile. Mulla, sei capace a farlo? No. Sì, che no. Tra l'altro era non il è tuo uno idolo, dei miei. Di chi? Mio? No, era Virenque il tuo idolo. De Vauclair proprio no, per niente, guarda. Ho solo gufato quando aveva la maglia gialla perché la perdesse e poi ho goduto come un maiale. Quindi voto zero, ci sta. Voto zero, direi, alla Aje Dauzert. È meno. Sono riusciti nel miracolo di diventare più scarsi. Sì, dai, voto zero, direi possiamo andare avanti. Andiamo avanti, perché non merita commenti. Cioè, la squadra già è veramente scarsa. Questo mercato è una dichiarazione di fallimento anticipato. Vabbè, allora andiamo avanti. Rimane solo Felix Gall.
Questo abbiamo chiuso. E questo dice tutto, Berta. Cioè, non è che, cioè, l'uomo di punta è lui, insieme a Con. Posso spoilerare una valutazione così, giusto? Felix no. Gall? No, che è stato quotato 100? Venturini. No. Ci mi è rimasta... No, non si può dire niente. Tacito tutto. Astana Kazakistan Team. Ecco. Allora, e anche qui siamo Igor Shazan, che è il fratello di quello che ha fatto l'app Shazam su iPhone. È lui. L'ass, è lui. Ottimo velocista per le gare di terza categoria. Sì. Poi Luis Leon Sanchez, un giovane. Cristian Scaroni e lui non è forse l'unico che Sirizza è l'unico decente, forse, anche qui però... direi voto al mercato, perché Sirizza in realtà correva già nella Astana, eh. Sì. Quindi il voto è per me uno, guarda, proprio perché forse per rispetto per Sanchez, Scaroni, dai, Sirizza non è male, però non male, ma Sirizza non è un acquisto in realtà. Sì, è una conferma. Ma secondo me in questa classifica c'è qualcosa che non torna per il mercato che hanno fatto. La gente serve, dubbi. Forse i budget lo mettono per le serate, cioè non per gli acquisti, per le serate per i corridori. Sì. Lo mettono tutto lì. Probabilmente valutiamo anche le uscite, perché. Ma lo so, le uscite, anche le uscite, a parte Nibali, che hanno perso praticamente la squadra, metà squadra, perché vabbè, metà squadra era Nibali e metà Lopez. E Vanò che hanno perso questi Dai, andiamo giù. No, lì non ci torniamo più sulla Genesi. Mai più. Barem Victorious. Oh. Allora, voto per ora 0 e 1. I primi due voti erano quelli. Allora, Gazzoli licenziato in che senso, dice Sputnik? L'hanno licenziato per via del doping. Doping sì, presunto. Più o meno. Sì, presunto doping, presunto. Allora, Ant, Govekar, Keplinger. Govekar, tra l'altro, non è un acquisto perché ce l'avevano già. Sì, bene sì. Chiarito. Pasqualon, Rajovic, Scott e tu per abbassare il voto, se solo per abbassare il voto al l'hanno preso tu al posto di Chun Kaifeng, tra le altre cose. Sì, che è una vergogna, perché Chun Kaifeng tra l'altro è il nostro grande seguace. Sì, Chun Kaifeng. Però non si fa così. Utsunomiya Blitzen, cos'è? Fai blitz. Per me addirittura... solo mercato il voto è forse anche. Ascolta, no, Berta, fai un discorso, cioè guarda entrate e uscite, paragona. Il voto è meno 5. È quello che dicevo. Se guardi le uscite, cioè Novak comunque non era male. Intanto col Bradley, che non è un'uscita, però purtroppo. Ho capito. È un'uscita. Purtroppo non è colpa sua, però. Se te guardi i nomi delle entrate, i nomi delle uscite, il voto è meno 5. Sì. Tratnik vale tutti quelli che hanno comprato. Anche Teuns, dai, non era malissimo. Però Teuns l'avevano già. Poi Stephen Williams, non ho capito, aveva fatto bene in qualche tappa, poi ora va subito via. Ma perché? È l'anno scorso, no, però non quest'anno, l'anno scorso. Aveva fatto bene anche al Giro della Svizzera, mi sembra, aveva vinto una tappa. Sì, poi c'è anche. Bisogna vedere. Ha preso la maglia. Poi bisogna vedere se. La BNB che aleggia. Comunque, il voto che diamo alla Bahrain quando è? Perché comunque, vabbè, Williams... Meno 5 per quanto mi riguarda. Però giungo, è pesante come perdita, secondo me, come uomo... Non è un leader, chiaramente, Tratting, però è un uomo che comunque... Il voto comunque è 4. Meno. Cioè, hanno preso comunque Art. Cioè, non hanno rimpiazzato col Pasqualoni. Se te vedi lo scambio è col Brelli Pasqualoni, fondamentalmente. Sì. No? Come tipologia di corridore. Col Brelli era veloce, da classiche del Pavé. Pasqualoni è un col Brelli simile, però con la radice quadrata. Sì. Cioè, bene si vuole a Pasqualoni. Chiaro,
o trovano qualcuno di questi giovani tipo Govecha, che non è male, o Miolevic, che è il tuo pupillo, che non so per quale motivo. Mio pupillo? Sì, te lo volevi. Sì, pensavi che io lo volessi. No, figurati. Sei tu che lo avrai in squadra. Non lo conosco, te lo dico proprio. Però per il resto, voto 3. La dice Kubica. Poco, voto poco. Per ora poco, però si salvano con quelli che hanno tenuto. La rosa comunque è valida, questo c'è da dire. Sai che Lorenzo si è scollegato per fare trattative. Intanto andiamo avanti, chi se ne frega. Sì, avanti. Bora. Bora. Anche qui questo è un mercato veramente allora io mi chiedo, scusa, se tutti hanno fatto un mercato insufficiente, non è possibile, perché sono gli stessi, qualcuno l'avrà fatto bello, perché No? Cioè, se, no, nel senso, anche qui entrate ridicole, uscite comunque niente di che, però, cioè, comunque ci perdi, no? Kelderman maggiore di Jungels Bob fino a prova contraria. Cioè, comunque ci perdi anche solo come gregari. Cioè, mettiamo Groschart nel poster bag. Cioè, sono comunque le porte gregari, quindi. No, però nel senso, comunque non è mercato. Voto, Berta? Qui è uno? Cioè, qui si sono completamente indeboliti, Cioè, Sì, allora qui avranno Kelderman, indeboliti oggettivamente. Vabbè, ha perso Kelderman, perché gli altri tre. Ho capito, ma Kelderman non è mica male. Cioè, hai preso Jungels, hai perso Groschner, Kelderman e Postelberger. Vabbè, credano in Nikita, secondo me. Che li possa sì, fare cioè, lo nel step. Senso, la squadra rimane. No, no, io non ti sto dicendo della squadra. La squadra magari è infatti, Berta, la squadra magari è buona. È forte, qui si sta giudicando il mercato. Entrate e uscite. Il mercato l'anno scorso, questo è cioè, il mercato l'hanno fatto l'anno scorso, questa nella stagione che è appena finita. Bah, boh. Che hanno preso voto? Voto qui senza dai, voto, cioè... due. Dance e Jungels per quello che hanno fatto l'anno Jungels, scorso. Dai, per insomma, Bobby Jungels dai un 2. Sono acquisti due proprio per Bobby. Un 2, un 2. No, Kofidis, no. Lastra, Mario, Noppe, Wood. E Wood. Meno 10. Di Woods. È fratello di Woods. Meno 10 gli darei, cioè peggio di non si poteva fare. Se non facevano nulla era meglio. Ecco, questo invece per me è un SV. Cioè, sono rimasti no, uguali ma senza voto vuol dire meno 10 ma non nel senso nessuno cioè, accanto non... a Sinok Q36 è andata la Q36 Sinok sì, sì. Hanno avuto anche il coraggio di vendere Villella come se colpo di mercato dell'anno, come no? Se avessero dei corridori come se per poi prendere Mario vabbè c'è cioè un op vabbè sì Villella è come quando squadra. Dicono questi, no, io comunque c'è tante squadre che sono in crisi ragazzi, crisi nera. Oh, qualcuno dovrà vincere, Dio buono. No, e ora poi si vedono, vai. Sarà la rivelazione. Ma arrivano, vai. Qui c'è un divario tra le squadre top, le poche squadre F, top, gli e altri qui, che e si F, stampa, e qui si cambia già, per esempio, perché intanto c'è Cepeda, che anche se non è un acquisto, però vale già un più 3, come voto. Carapaz è un signor acquisto per l'EF. Carapaz, piccolo, consideriamo anche quelli che hanno già preso. Pic, Honoré potrebbe far bene. Honoré tra le cose, ma che comunque la Quick Step ci puntava come uomo da classiche e poi l'hanno venduto, cioè l'hanno venduto, l'hanno rinnovato il contatto da Telef. Sto sapendo, non mi ha capito. Cos'è successo? Sì, che dai, voleva chi è Honoré? Sì. Voleva fare un po' il capitano e da giù era schiacciato. Da sì, tutto. Però avevo letto nelle interviste che comunque puntavano su Honoré per fargli fare un qualcosa in più, Te guarda una cosa, guarda questi qui di chi si sono liberati e questo mercato ha voto 10. Ruben Guerreiro,
Langeved, che per l'amore di Arroyave, che per l'amore di Valgren, praticamente non ce l'ha fatta a fare quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero vincere Valgren, che l'hanno messo, non so se hai visto, nella squadra development, cioè nella squadra sotto dei giovani. Rimane perché si deve riprendere. Però, cioè, questo è un mercato da 8, dai, perché si sono liberati di dei pesi clamorosi e hanno preso della gente buona. Con questo mercato la F può scalare anche perché era messa male quest'anno come punteggi. Voto 8 direi la F. Groupama. Voto 10, solo per l'idea che hanno avuto, cioè di portare sulla squadra giovanile tutta direttamente in prima squadra. Quindi per me il voto è 10 comunque. Gregoria è buono, Martinez è buono. Cioè sono un paio di forti, forti, sì. Lorenzo Germani sarà un anno di allora, rodaggio, qualcuno di questi viene fuori. Comunque l'idea vai. Cosa Lore? Sarà un anno di rodaggio soprattutto per loro. Sì, Sputnik, Bargain degradato. Mi aspetto grandissimi risultati, però qualche piazzamento buono. Sì. No, bisogna vedere. Però ragazzi, pensate a questa cosa. Cioè, per fortuna ce n'è con l'italiano. Per il resto, cioè, pensate all'idea, tutti questi giovani portati su, quasi tutti francesi, l'idea vale 10. L'idea vale 10. Voto 10. Non è inutile. Voto 10 a prescindere dai risultati perché, di quest'anno, perché è così che si dovrebbe fare ciclismo, secondo me. Sì, prendersi i rischi di farlo, perché poi bisogna anche prendersi i rischi. Prendi i rischi, sì. Anche poi, perché portandone 8 in un solo colpo, adesso li dovranno anche li faranno anche correre, perché non è che possono fare tutte le gare gli altri 20. Comunque, ragazzi, tanto mi dà tanto, Walter alla Jumbo potrebbe far molto bene. Vabbè, la Jumbo potrei far bene anch'io ora come ora. Non lo so, sto pensando questa cosa. Come Walter Giro d'Italia, ma... Però... No? Potrebbe essere? Tutti alla Jumbo possono far bene. Ormai non abbiamo più certezze. Sì, se viene Roglic... L'idea di Fantasyche, il futuro di Fantasyche è questo, comprare tutti i corridori della Ineos, della Jumbo e del... quelle lì, quelle tre squadre lì, basta, il resto lasci lì. Allora, no, nel frattempo comunque voto 10 per me, voi non so se volete. Ma no, dice me 8 per il coraggio. Qui almeno c'è un segno distintivo nel mercato, cioè non solo buttato lì. Nel frattempo, ragazzi, stoppiamoci un attimo perché voglio aggiornarvi sulla copertina della live. La carella. Che mi è arrivata, ma ora poi la modifichiamo appena finisce appena finisce la live. Lamentiamo, abbiamo avuto solo la balsamo. Attenzione! Martina ha visualizzato, incredibile, attenzione. E non risponde. È ubriaca, dai. No, magari arriva a parte di scherzi, dai. Sì, prima o poi, dai. Allora, continuando su live del mercato. Groupama. Cioè, finite la Groupama, dai. 8. Ineos. Attenzione. Ecco. Allora. Attenzione, perché questo va analizzato bene, Perché questo non è solo. No, questo è negativo. Questo va analizzato bene e purtroppo ti do ragione per te che, cioè, nonostante tutto, Carapaz. Di prospettiva, ma soprattutto Van Barle. Soprattutto Van Barle, però Aresma, ottimo acquisto, Ete di prospettiva, un paio di gregari. Voto. Yates, comunque vabbè, non è un... Cioè, no. Allora, secondo me prendere Aresman... Ma Van Barle è una perdita grave. Una perdita grave perché non hai sostituito, ma potresti aver comunque trovato Turner e Sheffield che fanno bene. Sì. Aresman per Yates,
Ganna, no. Ganna, Ares, sì, sì, ah, dai, no. Tutti l'anno. Quant'è che ormai è un disco rotto studi di Ganna la Rubé. Ho capito, mi ha fatto di fa bene Ganna la Rubé che Moscon, come diceva il Magro, Ho capito, ma tutti, ma siccome sono tanti anni si dice, ora ormai quando poi si vedrà. Io ti dico che secondo me vendere Yates per Aresman, per prendere Aresman è buono, è un grande acquisto, cioè è un buono scambio, perché te prendi un giovane interessante e vendi uno che al massimo ti arriva 12, decimo, nono, in qualsiasi corsa che fa, importante. Quindi il migliore dice voto 7 meno meno. Io direi che comunque la Ineos la vorrei premiare io, per quanto mi riguarda la vorrei premiare perché punta sui giovani, e anche loro tanti inglesi, anche quindi lui, per me anche questo è in prospettiva, dai. Sì, per me il voto è 8 in generale al lavoro della Ineos. Sì, però anche se non hanno preso quest'anno è insufficiente. Secco, così è sul 6, diciamo, si difendono, dai, però. Cioè, aver dato Carapaz e Yates per Aresman, cioè, va bene che Aresman non è male ed è in grande ascesa, però cioè, Carapaz e Yates sono comunque Carapaz e Yates. E il problema è che, allora, io sono d'accordo con Mullà su Yates, Aresman ci sta, perché Yates è sì un uomo da grandi giri, però da grandi giri in maniera relativa, perché poi ha fatto pole grandi giri ad Yates, è più da un corso da una settimana. Aresman è uno che in prospettiva forse può far meglio di Yates, per quello che ha fatto Yates ad oggi. E Yates, diciamo, il meglio secondo me l'ha dato, poi magari farà bene quest'anno e il prossimo anno, però il meglio che l'ha dato. Quindi Aresman va bene, Leo Aether ha fatto bene, però tra non, i non giovani, non però non aspettiamo un attimo, grandi ha vinto il Giro d'Italia, che comunque con una fuga, c'è da rivalutarlo tanto, vediamo un attimo. Connor Swift, Tarling, Regario. Leonard, niente, cioè, per ora non spostano gli equilibri, anzi, hai perso. Vabbè, Amador ci sta, comunque è un gregario di fiducia e ci sta, perderlo. Carapaz è uno dei top per i grandi giri, comunque ha perso il Giro d'Italia e va bene, ma comunque ha fatto... sono 3 anni che fa poi di consecutivi nei grandi giri, quindi Carapaz sì. Dopo Vingegaard, Roglic e Pogacar c'è Carapaz. Ma con Mas c'è Carapaz. Il Mas d'inizio stagione è dietro Carapaz. Ma perché? Perché era lì si è, ho capito, si è... ma Carapaz ha numeri ad oggi è più forte di Mas. Ad oggi Carapaz ti dà più garanzie in un grande giro rispetto a Mas, quantomeno attacca un po' meglio. Ora poi Mas magari ha cambiato di giro, quello sicuramente va in discesa un po' meglio, però in salita non è male Mas, dai. Cioè, ho capito, però te hai perso, ok, Aresman Yates ci sto e hai fatto un upgrade, va bene, ma te hai perso Carapaz e Van Barle. Van Barle era uno che dopo i primi 2-3 per le classiche c'è Van Barle come tipo di corridore. Dunbar e Porta Van Barle nei grandi giri è un signor gregario. Quindi qui la Ineos per me è una sufficienza scarsa, 5,5 come mercato della Ineos. Come mercato, poi come rosa, come rosa no, con la rosa ce l'ha buona, però il mercato, se io devo valutare questi nomi qui, do 5,5, non di più. Intermarché, allora l'Intermarché si è messa in mossa per il budget che hanno, che è uno dei più bassi. Tra l'altro si è mossa, ha fatto acquisti, cessioni alla grande. Per il budget che loro hanno, che è comunque basso, preso Calmeccia, che ha bisogno di rilanciarsi, comunque qualche anno fa aveva fatto vedere robe buone. Rui Costa probabilmente hanno preso come uomo squadra, insomma, per dirigere un po' per prendere un uomo d'esperienza, sì. De Poter, R. Goetz, Marit, Michels, Paco, Rex, Smith e questo è l'acquisto più interessante. John Smith, vediamo, perché aveva fatto bene nel 2020, 2021 si è perso, 2022 non si è ritrovato. Quindi visto l'Intermarché che ha rivitalizzato diversi corridori quest'anno, tra cui Jan Hirt, uno a caso. John Smith, attenzione, ma quello che mi fa più attenzione è Mike Theunissen, che secondo me
se questo si allena bene, comunque è quel corridore che nelle classiche, nelle volatine di gruppetto, può dire. No, ci sono due o tre scommesse. E poi si hanno preso anche Quintana. Hanno preso Quintana, vincono tutto. Se hanno preso anche Quintana, come sembra, potrebbe essere veramente buono. Ma però il mercato qui è insufficiente. Ma scusami, la Ineos come lo valuti? Dai un voto alla Ineos. Solo dei mercati. La Ineos ne valuto 6. Ma come fai da 6? Hai perso Carapazzo e Van Baarle? No, Carapazzo e Van Baarle, ho capito. Ma loro pensano di averceli già. Ma te non devi guardare quello che hanno già. Ti dico che hanno preso comunque Leo Eti, ci credono, ci provano, un inglese, sì. Yates per Arisma è positivo. Poi sì, due, però quella T2 allora, è... vai, 5 e mezzo, 5 e mezzo, me la sento di dargli tanto meno. Questo VIP, per esempio, però è insufficiente, perché chiaramente Carmejean, Berta, è inutile che insisti, è strafinito da 10 anni. Lui costa uguale. Le arti sono tutte scommesse. Dion Smith, anche lui fa un risultato da 2 anni, ha fatto solo nel 2020. Theo Nissen era l'ultimo della Jumbo, dietro gli ultimi degli ultimi, e hai perso Quinten Hermans, Jan Hirt, Christoph, Pasqualon, e che cazzo, sono 4 nomi importanti. Oh, Hermans, Hirt, Christoph e Pasqualon. Soprattutto Hermans, e rimpiazzati con Rui Costa e Calmejan, fammi capire, e Dio Smith e Theo Nissen. I nomi sono questi, io ti dico 4 nomi: Calmejan, Rui Costa, Dio Smith e Theo Nissen contro Quinten Hermans, Jan Hirt, Christoph e Pasqualone. Dimmi te il voto, per me è 4. Questo allora, secondo me Theo Nissen con Quintana diventa 4 e mezzo. Theo Nissen diventerà meglio di Christoph come risultati. Di c'è anche Bonifazio lì tra le trattative. Theo Nissen per me potrebbe fare di più di quello che ha fatto Christoph. Sì, ma la teoria, ma io non ti dico che il mercato lo giudichi sulla carta, non su quello che potranno. È chiaro che se Michels vince, non lo so, 3 corse, 4 e quell'altro, però a te giudico sulla carta. No, niente, non lo so. Bonifazio, calma, non lo vedo. Calma. No, nel senso, però ti dico sulla carta, te devi giudicare sulla carta. Questo qui è un dare una vera, nel senso, hanno preso. Ma come fai di questa cosa? Ah, sì, Dion Smith e Theo Nissen provano a rilanciarli. Allora, Dion Smith contro. Allora, facciamo così. Pensa che questa mia è una delle squadre che ha meno budget di tutte. No, ma io ti dico: Calmejean, Rui Costa. Calmejean, Rui Costa. Dion Smith e Theo Nissen. Dice giustamente che aver tenuto Girmay. Anche quello. No, non è quello, c'è il contratto. Non è che parla. I contratti, sai che. E poi anche Girmay, vediamo. No, cioè, no, allora, Bakkenaz, lasciamo perdere. Claes, mai visto. Della Croix, mai visto. Tom De Vrindt, poco. Quinten Hermans, questo hanno perso tanto. Questo sì. Quinten Hermans. Jan Hirt, Christoph, Pasqualone. Guarda che Christoph gli ha vinto tutte le corse lui. Non te la e Hirt, ma cosa dici? Guarda che Hirt gli ha fatto quest'anno. Fermo. Se nel 2021, ragazzi, ma che te ne frega del 2021? Fine 2021, Jan Hirt lascia la Intermarché. La tua reazione qual è? No, non sarebbe nulla. Ma siccome quest'anno, l'unici risultati che hanno fatto l'hanno fatti con Hermans alla Liegi, Hirt al Giro d'Italia, Girmay e Christoph in tutte le corse, in pratica. Gli è rimasto Girmay. Sono questi che hanno fatto dei risultati, eh? Chi gliel'ha fatto i risultati? Rota. Tutti quelli che hanno venduto tranne Girmay. Allora, perché questa via è come una squadra, come quelle squadre di calcio, sai, che cioè come l'Atalanta, che ne so, che vengono fuori tutti e poi li vendono subito. Allora, Pasqualon ci sta a darlo via, no? Perché non è quel corridore che ti ha spostato l'equilibrio, anche se ha vinto una gara. No, perché comunque è meglio Pasqualon di Dio Smith e Theo Nissen. Comunque, vabbè, a numeri sì. Però Theo Nissen, loro prendono dei corridori che magari hanno difficoltà e cercano di rilanciarli. Vedi Jan Hirt, ad esempio. E se ce la fanno con Dio Smith... Ma te pensi di rilanciare Rui Costa? No, Rui Costa secondo me l'hanno preso come Amador, è andato all'EF, sono pochi corridori. Allora, chi rilanci qui? Theo Nissen? Theo Nissen e Dio Smith. Secondo me... Ma per vincere cosa? La Roubaix?
No, non è un gran mercato. Ma allora fa contento di vincere, magari 3-4 Pro Series, cioè non è che hanno l'obiettivo di vincere. Io ti dico che uno come Christophe non lo rimpiazzi. Fanno dir mai per le World Tour, punteranno a vincere. Secondo me con Christophe non lo rimpiazzi con te unisse. Poi, oh, che ti devo dire? Christophe vinceva le corse, eh. Ma Christophe il prossimo anno c'ha anche 30-70, anni c'ha 36. Quest'anno aveva 36, wow, cioè non è che... Vabbè. C'è chi ha fatto peggio, però dai. Intenermaz sembra proprio quelli che appena fa un risultato lo vendono subito. Però, Magari perché probabilmente hanno visto che questo ha già fatto di più di quelle che si aspettavano, forse. Poi non lo so, non lo so. Può darsi sia sì. Soldi, il ciclismo non è come il calcio che compri il cartellino, soldi vanno al corridore, alla squadra mica di vabbè, però se ti chiedeva tanti soldi per innovare, per forza lo devi dare. È chiaro, se uno fa risultato giustamente poi carta canta, nel senso se dalla parte Davide Cesaroni dice una grande verità, hanno finito il budget per rinnovare Mentes. Certo, madonna santa. Ha fatto anche Mentes i risultati, ha nominato prima dei corridori, c'era anche Mentes. Sì, anche Mentes. Israel, a questo punto io per me è comunque 4. Ma 5 però, e mezzo, Intermarché 5 e mezzo. 5. Non così da buttare. Ho visto io questo mi rifiuso di commentarlo. Vabbè, ma qui ragazzi sono diventati professional per forza. Marco Frigo, Derek G, Holman, Reinders, Ricitiello, Reinders di Criscitiello. No, Ricitiello non è male. Teus non lo contiamo perché c'è già. Sì, c'è già, secondo me non rimane. O non lo so. Però, cioè, qui non hanno comprato nessuno e non hanno dato via nessuno. A parte Baby. Vabbè, stanno smaltendo un po'. Stanno smaltendo De Marchi, dove contratti ritirato, Hagen è andato via, Niv ritiro, Piccoli, James Piccoli punto interrogativo in che senso? Cioè, non si sa dove va. È una vergogna. Rudy Barbier finalmente esce dai meandri di Fantasacking, non lo vedremo San Michel Aubert 93. Ecco, ciao Rudy, è stato bello averti nell'app di Concordo con il meno 10 di Sputnik. Non è vero. Quindi, NC. No, io mi dissocio, questo è un mercato da 6, cioè non hanno comprato nessuno, non hanno venduto nessuno. Non è proprio così che dovrebbe funzionare, però vabbè, insomma. In più non sono più World Tour, quindi per forza. Sì, infatti c'hanno il problema lì, è ovvio, vabbè. Puntano su Fuzz anche e Cosoli e Woods. Allora, punto interrogativo. Jumbo. Allora, Jumbo Visma, Golag, Neo Pro. Gloag. Scusami, Gloag. Che non è male, però è sempre giovane. Attila Walter e Dylan Barballe. Buon mercato. 9. Anche perché si levano Anchorn, Harper, Teunis, Dumoulin, cioè un po'. Questo è un mercato da 8. Harper, meno male, se lo levano. Teunis chiaramente ha fallito 8. Per quello che erano le loro aspettative. Sempre più forte. Poca roba. Dumoulin si è ritirato, ma ha fatto poco negli ultimi due anni. Svettano. Decker, forse è l'unica cosa che. Probabilmente loro hanno dato piena fiducia a Coi e se c'era uno che li poteva togliere un po' la leadership magari in alcune gare l'hanno subito. Adesso c'hanno i Van Dijk, hanno preferito. Questa è una squadra sempre più forte, ragazzi. Sì. È sempre più staccata dalle altre. Io ho paura nelle classiche quando ci sarà Laporte, Van Barle, Van Aert, Benoit, Van Hooijdonk, Tratnik, perché Tratnik comunque è un Bertorello da mettere davanti. È dura, ragazzi, è dura. Non è... La squadra qui è, cioè, il mercato da 9, 8 e mezzo, 9. È dura, ragazzi, è dura per parlare. Sì, così sono imbattibili. Cioè, in teoria. Oddio, poi nelle corse, nei grandi giri cambia, perché se Vingegaard dove stanno... E non si conferma, c'hanno nessuno perché Roglic non lo so, però c'hanno Roglic comunque a, se sta bene, dove lo metti nelle gerarchie in terra in qualsiasi posto, no, perché va sempre praticamente, cioè, le ultime esperienze di Roglic nel ciclismo sono in terra, in terra ritirato, io lo metto lì, che ti devo dire, dopo Vingegaard e Pogacar in terra. Sì, vabbè, lascia fa quello, ma non lascio fa,
Ma perché, scusa, bene, dove lo metti? Ma cosa vuol dire se sta, non sta mai bene, ha fatto il tour e casca, e fa la vuelta, ritorna dalla caduta e ricasca un'altra volta, capito? Ma allora c'hanno il primo e il terzo ad oggi, ma il terzo sulla carta è sulla carta, anche il primo è sulla carta, perché magari il prossimo anno vince Pogacar, no, sulla carta nel senso che non arriva in fondo a una corsa da un bel po'. Ho capito, però tendenzialmente chi c'è? Reputi Hindley più forte di Roglic? Reputi Carapaz più forte di Roglic? Dipende dal percorso, forse sì, forse no. Mas? Forse, dipende se c'è poca crono. Cioè, quindi hanno comunque Roglic, eh. Hanno preso Kelderman, che è uno da quinto, sesto posto a Giro d'Italia. Qui siamo. Però, ovviamente, se gli salta Van Aert, se Van Aert venisse al Giro, vince. Ragazzi, se gli salta Vingegaard non vincono niente nei grandi giri, punto. Vabbè, ma se gli salta Pogacar, vabbè, c'è Ayuso e Almeida, qualcosa in più. C'è Ayuso che poi vincerà la Vuelta sicuramente. Se li salte bene pulla la Quickstep, cosa vinca? Vabbè, la Quickstep, infatti c'è la Quickstep, una po' paragona, qui si sta parlando della squadrona, super squadrona, cioè del Real Madrid, del ciclismo, del super. E quindi per le classiche no, è difficile. Per le classiche è un disastro, no, per gli altri. Io non so se ti sta notando, Mulla, che loro comunque stanno diventando fortissimi nelle classiche e una squadra ottima, predisposta a un capitano o un capitano e mezzo per i grandi giri. E solo una, perché al Giro d'Italia erano impresentabili, poi Toleo che gli ha fatto anche troppo, però erano impresentabili al Giro d'Italia. Dimentichi che c'hanno Foss, che comunque Foss a livello giovanile è uno che i grandi giri erano in teoria nella sua corda, quindi hanno Foss e qualche giovane. Sono d'accordo con Ashino Doro che dice che la Jumbo avrebbe dovuto prendere Aresma, sarebbe stato un acquisto più meglio di Kelderman, vabbè, o di Valter. Se preso anche Aresma, cioè chiude. Se sei la più forte in assoluto, prendi uno. Cioè, ho capito, però la Jumbo, allora, il Tour è la squadra più forte, perché Adam Yates, se gli va a gregario a Pogacar, hanno sposta l'equilibrio della Jumbo, secondo me, UAE Jumbo. La Ineos è un gradino ancora sotto, perché non c'ha l'uomo faro per lottare contro quei due, ad oggi non ce l'ha, ad oggi. Quindi, la Ineos non ce la mettiamo, tra Jumbo e UAE è più forte la Jumbo, Artur. Ma è chiaro che loro sono più forti. Ma Dio, ma che sono più forti mi sembra evidente. Il fatto è che ti sto cercando dei punti deboli, no? La Giro d'Italia, la Jumbo, con questo organico qui, indubbiamente presenterà una squadra scarsa rispetto alla Ineos. Perché la Ineos, nei 30 corridori, forse è più completa. La Ineos, se te guardi la rosa di 30 corridori, è più completa della Jumbo, copre più settori. Chiaro, ha perso Van Barle nei grandi giri, ti parlo, perché la Ineos nei grandi giri può permettersi di schierare formazioni valide al giro e al tour. La Jumbo no, però nelle classiche la Jumbo le fa tutte con una squadrona, la Ineos vediamo come li girano quei due giovani, e Ganna. Quindi la Jumbo è più forte, secondo me. La Ineos è più strutturata, per me il Real Madrid è più la Ineos, eh. La Jumbo è il Manchester City, è una squadra che c'ha budget e sta iniziando a comprare tutti, però magari ha delle falle, ecco, quello sì, però se guardi gli organici ristretti di classiche Tour de France è più forte la Jumbo. Però la Ineos non ha nessuno che possa vincere. Comunque dai, mercato, voto 8, 8, 8, 9, via. Insomma, buono, perché hanno preso gente meglio di quelle che hanno venduto. Sì, sì, sì. 9, però attenzione, perché se Van Aert non vuol più fare il gregario al tour, anche al tour, cioè c'hanno Kuss, poi chi hanno? Avranno Kelderman. Però Lotto, io la Lotto mi rifiuto, come la Isla mi rifiuto di commentarla. Lotto. L'unico acquisto buono che hanno fatto è Guarnieri per Iwan. Sì, finalmente. E quindi guarda, solo per questo motivo gli potete dare un 7, perché hanno preso finalmente uno serio per fare il treno a Ivan. Basta, questo. Sì, vabbè, qui... E Sepulveda? No, Sepulveda no. Attenzione a Libins, io ve lo dico. Attenzione a Libins. Io ti dico, hanno preso finalmente Guarnieri, cioè uno serio per fare Van Aertveld è
un buon è un discreto scalatore negli under 23, da capire. Van Etvet, sì, però è giovane, no? Si dice di più. Questo è un mercato stellare, perché hanno preso una coppia spettacolare, hanno perso Valverde che era a metà squadra. Non è che è andato da un'altra parte. Allora, solo per il coraggio, sempre alla Movistar, sempre un set di incoraggiamento, sempre, perché Gaviria e Guerrero è coraggiosa. A Valverde a parte, che comunque si è ritirato, quindi non è che ci potessero fare niente, e... buono, cioè, comunque Gaviria e Guerrero sono un po' da rilanciare, però ci stanno come nomi. Sì, dai, un set di incoraggiamento, perché anche poi i nomi Gaviria, importanti. Gaviria alla Movistar, che non ha nessuno per le volate, come uomini, cioè, non so chi gli dà la mano, Cortina? No, figurati se fa Grigari. Comunque il mercato è positivo, dai. Hanno preso loro due coraggiosi. Di stima, 7. Anche se però perdono un grande corridore. Lo perdono perché si ritira, non è che vada in Infatti per gli acquisti di Netflix, dice Davide, voto 10, però Soudal, Quick Step. Che poi guarda, questi nomi sempre che cambiano e vanno dall'uno all'altra, veramente danno noi. Fastidioso, però, perché guarda, sì, Soudal è un Malalotto, in realtà. Sì, ci vuole il momento allora, di... Quick Step, questo è da valutare. Allora, Hirt, Merlier, poi Pedersen e Svrek. Svrček. Io do la mia... Allora, Cavendish, vabbè, hanno preso Merlier e Merlier è meglio di Cavendish. Onore... hanno perso, ma a loro gliene frega niente. Casey si è ritirato, Stibar è finito. Non è mai iniziato. Casper Pedersen l'hanno preso in prospettiva perché sarà quello che dovrà, da quel che dicono loro, sostituire Morkov, quindi è un acquisto di prospettiva. Casper Pedersen? Sì, che dovrà fare poi, quando smetterà Morkov ci sarà lui, in teoria. Melli è ottimo velocista. Hirt, buon gregario per Evenepoel, però io mi aspetto che ti devo dire, questo è un mercato positivo, dai. Io mi sarei aspettato però maggior considerazione di Evenepoel, cioè almeno. Ma come no? Non ho preso Hirt e basta. Vabbè, ma ce l'ha già una buona squadra, non ti credi? E per le classiche, più che altro mi sarei aspettato invece più sulle classiche. Ma a quanto pare ci puntano, siccome non hanno un budget così elevato, dovendo fare una scelta fanno un po' e un po'. Sì, io mi sarei aspettato un qualche gregario in più per Evenepoel. Cioè gli rimangono comunque... È chiaro che non avevano soldi per comprare Van Barle, quindi chi comprava per le classiche? No, visto che comunque nelle classiche gli rimangono chi? Comunque Seneschal, Asgren, Lampard... ma questi ormai sono... Comunque lì sono abbastanza coperti. Cioè, io la squadra invece per Evenepoel non la vedo bene. Cioè, almeno che non si riprenda Masnada. Io sono d'accordo con Chun Kaifeng, che praticamente si è detto le stesse cose. Io do un 6,5 a questo mercato. Sì, mettimi il commento di Chun Kaifeng, che lui se ne intende. 7 si rinforza per Evenepoel con Hirt, prendono meglio i più giovani di Cavendish, Svrček per il futuro e Pedersen per il dopo Morco. Fanno il suo con poco, perché non è che hanno tanti soldi. Sì, non hanno tanti soldi, le Fevre sempre le Fevere, le Veneto tutti per lui al giro. Sì, però Hirt c'è da capire quanto possa fare il gregario, Lo fa. Poi gli fanno fare una corsa da capitano una settimana. Cioè, a livello del giro va bene, ma se ti dovessi presentare con questa squadra al tour con Evenepoel capitano, Non ti presenti. No, dico però. Portano alla prima.
se c'è questo fatto che non si presenta, bisogna che poi la rinforzi questa squadra. Ma l'anno prossimo, tanto ora non ci vanno Artur, infatti, perché altrimenti avrebbero subito una disfatta, no, una caporetto. Il bello del giro ci sta come squadra. Fra Evenepoel e la squadra sarebbero stati distrutti, quindi non ci va. Sperando in Masnada che torni. Bike questa squadra mi rifiuto di commentarla io. Allora, acquisti direi il nulla più totale. Cessioni Groves male. Quindi per me è 4 il voto. Perché perdono semplicemente Groves. Sì. Che è andata là, Alpecin. Acquisti... Commettono sul capitano Dunbar. C'è Zana. Speriamo in Zana che possa far bene una World Tour. Questo è buono per lui. Non so. Harper per me, acquisto inspiegabile. Hanno preso dei... Reinders, che non è male. Ma... Ecco, loro hanno preso dei gregari. Sì, De Marchi, Dunbar capitano al Giro d'Italia. Attenzione. Ma per chi i gregari? Per Dunbar. No, ho detto hanno preso... l'hanno preso i gregari, ma per chi? Sono i gregari che avrebbero dovuto comprare delle altre squadre, cioè i Postelberger, gli Harper. Cioè, allora hanno preso i gregari e non hanno i capitani, quegli altri hanno comprato i capitani e non hanno i gregari. Zana, ma cosa vuoi che faccia? Vediamo. Sì, quello è vero. Sì, ma quelli bastano al giro, quei tre. Sì, al turno. Samuele diplomatico, molto diplomatico. Sì, noi non ci possiamo esporre così in maniera cattiva, no, però... Più o meno. Per chi avrà l'onore di fare le quotazioni con noi, avrà tutte le sfaccettature. Si potrà offendere chiunque senza non possiamo fare il live. Siamo offline, quindi può succedere di tutto. Però c'è da dire che al giorno d'oggi. Bike Exchange 3. Voto 3. Al giorno d'oggi, già che resistono 4, dai, proprio perché hanno preso Zana. Non hanno soldi, hanno provato. Hanno preso Zana e De Marchi, dai, ma. No. Bevin, Bittner, Dinham, Odmonson, stop. Paul, Van Hoeke, che è, diciamo, il brillante. La punta di diamante è lui, Armo Van Hoeke. E quindi ha detto tutto. Qui l'unico buono in realtà è Casper Van Hoeden, che è un olandese buon velocista, che però non avrà nessuno che gli tira le volate e quindi farà fatica. Come ha fatto fatica Dainese, come hanno fatto fatica tanti altri. Come ha fatto fatica Ball. Attenzione, Ball è andato in uscita, finalmente la BNB, quindi Ball... Tutti vanno alla squadra che non esiste, fallati. La squadra che non esisterà. Hanno venduto, il problema è chi hanno venduto, perché Arensman, Hunt, Dance, Donovan, Craig Andersen, che comunque l'anno scorso è Soren, che aveva dato il fratello, che è ritirato, però che è andato a fare l'idraulico, come giustamente ha detto il Mollà nelle news della settimana. Soren Craig Andersen alla Alpecin, che comunque Soren Craig Andersen quest'anno sarà un po' riabilitato, leggermente. Però ti ricordi quando si era detto, quando si parlava dell'idraulico? Che potrebbe aggiungersi anche una ditta di famiglia. Che probabilmente lì c'è un posto libero che aspetta. Vacante. No, comunque la DSM, seriamente, la DSM io mi chiedo come faccia, cioè, a andare avanti, che squadra è, non può resistere nel World Tour, non è più una squadra, perché a parte Bardet non ha nulla, il nulla più totale. L'unico prospetto che sembra discretamente buono, non l'hanno fatto passare, che è Only, che rimarrà nella development. Davvero? Sì, se guardi non c'è Only. Beh, loro non sono normali, dai. Quindi, non benissimi, quasi incommentabile. Però è una questione... per me loro non sono più una squadra, quindi non li commento. Trek Segafredo. Abbiamo Thibaut Nys, Tesfashion e Vacek. Per me Venduto. È un po' mercato. Brambilla, Egol, Moschetti e Pellot.
Diciamo che quelli che prendono non sono peggio di quelli che vendono, però niente di che. A parte Vace che fu... però potrebbe veramente fa un tiro di ormai, però Tesfashion secondo me ha delle qualità. No. Sì, Vace comunque essere, ragazzi, una squadra come la Trek che questo mercato di... considera una Trek, una squadra importante comunque, no? Che companisse Tesfashion Vace, basta. Infatti io ho chiesto a Guicciana prima, il vostro mercato è finito o magari andate su qualche svincolato, qualcuno finito. Senza contratto? E lo ha detto è finito fondamentalmente. Sì, l'Eckerson ti dice, l'Eckerson rimane lì. Sì, rimane solo lui con Bardet e basta. Ma cosa vuoi che faccia l'Eckerson? Non c'hanno Bardet, se no crollano, faranno zero punti. In tre anni faranno zero punti. Poi... Team Emirates, questa è diciamo la seconda squadra che ha fatto un mercato di fascia alta. Sì, che, okay. Che era, già, ovvio, era già una squadra di fascia alta. Allora, c'è... Felix Groschartner preso Bucks, anche Bucks non è male, intanto così in però Groschartner per fare gregario, Novak gregario, Giovanni è prevedibile. Pick, vabbè, lasciamo perdere, no, è una un acquisto promozionale degli Emirati Arabi per quella Vellens, comunque ci provano. Yates, sempre meglio di Rui Costa sarà. Sì, e hanno venduto comunque, hanno mollato praticamente gli sprint, non hanno più un velocista. Sì. No. Se non Sebastian Molagno che è in scadenza tra l'altro. Beh, Molagno però domina. Sì. Secondo me hanno totalmente abbandonato le volate, non gliene frega niente. Che non è una bella cosa, in generale. Però, aspetta, parliamoci chiaro. Ma, giustamente, hanno Almeida, Ayuso. Vabbè, un velocista, però oggi non, lo sai che oggi non ti corre. C'hanno Ackermann. Ackermann, sì, Comunque, bella, il mercato io direi 8 meritano. Che gli scade il prossimo anno Ackermann, quindi bisogna poi però capire. Se abbiamo dato 8.5 alla Jumbo, un voto in meno secondo me ci sta. Sì, però Jumbo, ragazzi, si sbilancia. Se questi si presentano con, esempio, no? Ayuso, Bennett, metti qualche commento ogni McNulty, tanto, dai, che sono belli. Vine, Yates, Pogacar e Maika. Cioè, anche Nova che Groschartner che hanno preso. Cioè, metti qualche commento ogni tanto. Sto gestendo la pagina qua e non è che c'ho, è un posto che fatemi la cosa insieme. Quali vuoi, Mulla? No, c'era diversi Ganzi. C'era Sputnik che si era sbilanciato. Si mangia il cappello, ha detto. Se Vacek che funziona. Sì, speriamo. Se Vace funziona, fammi vedere i commenti che io sto gestendo la pagina del mercato. So dai, Berta, vai. No, così ogni tanto mettili regolarmente. Voto io li metterei sempre con regolarità i commenti. Vabbè, voto 7.5 comunque per me. Comunque Gaviria dove è andato? Alla Movistar, ok. Sì. La Movistar vedi che per anni non ha avuto un velocista, quest'anno avrà un velocista. Perché la Movistar tendenzialmente i velocisti non l'ha quasi mai avuti. Beh, non è vero, dai, c'è... Cioè... Sì, ora è Aramburu. Bjerg. Bjerg e le Langen, che comunque... Langen, sì, sono quelli lì. Come no? Così, Movistar velocisti... No, Passistone no, come non come Bambale o Ganna, nel senso di gregario. Ah, ma rispondevate a questo Luca. Sì, nel senso... non come chiaro Van Barle e Gunn, ma veloce 7 e tanto, ragazzi. 7 alla UAE, secondo me ci sta. Dio buono, ma guarda lì un po', guarda queste eccezioni. Rimettili un attimo: Vine, Vellens e Yates. Poi rimettili un attimo: facciamo bene. Bax non è male, Nova. Che guarda chi acquistano e chi vendono, cioè è quello. Parte Gaviria discesa, ragazzi. Fino all'anno scorso aveva smesso di correre. Lo ricordo, aveva smesso. È andato nei dilettanti, ragazzi. Quindi, cioè, questo è un mercato buono perché guarda chi è comprato e guarda chi è venduto. Tanto. Uscirà anche Ardila e Suter, però hanno rinforzato tanto la squadra. allora, no, dai, questo... Ah no, è finito, c'è un'altra.
In pratica è quello che dicevano anche prima in chat, prima, cioè ci sono 3-4 squadre che fanno il tutto e gli altri che prendono le briciole, no? Perché l'Alpecin de Koning è sempre considerata come una professional? No, beh, perché qui a Mosè non sono aggiornati, dai. L'Alpecin per quello che può, tanta roba, ha preso Groves. Quindi però hanno perso anche tanto. Soren Craig Andersen, cioè nel senso, tre corridori che a nome spostano. Però? Quinten Hermans, Andersen sì, e Groves. Però? Spostano. Perdono Merlier e Gevine. Cioè, diciamo che loro hanno perso e poi hanno cercato di recuperare. Cioè, capito se ti voglio dire? Cioè, Merlier. Hanno perso Merlier perché lui se n'è andato. E loro pigliano Groves. Hanno perso Gevine e ne prendono un altro, non lo stesso, però per il senso prendono Hermans e Kegandez, cioè comunque hanno perso corridori che se ne volevano andare, però hanno rimediato, quindi direi per come hanno rimediato direi un 7 almeno. Sì, formulo rimane. Scusate, sono andato a lavorare. Sì, no, il vabbè, comunque, questo mercato io è normale che queste squadre qui devono vendere per comprare, un po' come le squadre di Serie A di media classifica, no? Vendono per comprare, ma in generale tutte le squadre di Serie A vendono per comprare, quindi secondo me ci sta questa cessione che hanno fatto per quegli acquisti che hanno fatto. Rientra un po' nella logica di dire si punta solo su Philipsen per le volate, basta, rotture di coglioni con due velocisti alla pari, Philipsen, punto. Anche perché Merlier se ne andava, Groves al posto di Merlier non è che ci perdono tantissimo. No, però Merlier era un personaggio che poteva dare più fastidio a Philipsen, invece Groves secondo me accetta tranquillamente di essere la seconda, di fare il secondo velocista. Ok, sì. Poi a loro dei grandi giri chiaramente non gliene frega un cazzo al momento, e quindi l'unico che poteva fare qualcosa, vittoria in salita, dei grandi giri, Vine, l'hanno silurato. Hanno detto che no, lui se no fermo, se n'è andato. È andato via lui, vabbè. No. Questa gente se n'è andata. Merlier e Jay Vine. Sicuramente non hanno fatto niente per tenere, né Merlier, non avevano i mezzi, perché quando ti cioè la Quick Step Up ha puntato tutto su Merlier. Non avevano mezzi per tenerlo, e Jay Vine l'UAE l'ha preso subito dopo che ha vinto una tappa alla Vuelta, l'hanno contattato, gli hanno dato soldi, puoi competere. Andersen, Hermans, il loro stipendio fa quello di Vine, non c'ha l'arcano, no, ma quello di Vine è prima, ma quello che gli hanno offerto, l'UAE sono quelle squadre lì che quando vogliono uno lo prendono. Pagano. Ciao. Non lo so, secondo me vabbè, comunque qui il mercato non è negativo, perché nonostante abbiano perso hanno rimediato. Sì, no, per me è positivo, per i loro mezzi è positivo. Comunque, vedo già 2-3 nomi molto interessanti, quindi hanno perso Merlier, era vero, però in qualche modo. Poi la B&B non la cacchiamo nemmeno. La B&B esisterà, probabilmente. Poi il limite, scusa, era il 30 novembre, no? Quindi hanno una settimana, nemmeno una settimana. Quindi poi sono fuori, ufficialmente. Andiamo sull'Archea, dai, ultima Archea. Certo, bisogna vedere dove andranno a finire tutti quelli della B&B. Perché le squadre sono quasi al completo. Che lì a quel punto lì si riapre, però, si riapre tutto. Allora, sì, perché c'è tanta gente svincolata a quel punto. Sono tanti, lì. Sì. Eulo Cometa. Molti sono al completo, tanti sono dati in partenza alla B&B, quasi tutti. Sì. Quindi non è cambierebbe tutto il mercato, veramente. Lo Scaltel. A quel punto la Trek, che come ha detto Guercilena, magari si potrebbe liberare una delle squadre più amate. La Sport Vlaanderen. Che Sport possiamo andare all'Archea? Dov'è l'Archea? È Team Archea. Archea, dai. Team Archea. E poi la Total. Anche non commentare. Mancano Archea e Total e basta. Questo è un mercato... Vabbè, Decker
Christian Rodriguez, Champoussin, gente per le fughe, Deck per le volate, vendono Quintana e praticamente ci vanno pari. Sono sbarcati nel World Tour all'insegna delle fughe. Cioè i punti di Quintana li faranno Decker, Rodriguez e Champoussin qua e là, forse. Forse. In tre faranno i punti però, di uno. Sì, però l'Arché anche lì, siamo a parlare di una squadra che fino a ieri era nel ciclismo che contava meno, soldi ne hanno, ma niente di che, hanno fatto con quel che potevano. Cioè non hanno... È chiaro che perdere Quintana, li perdere praticamente il marketing della squadra, no? Perché Quintana è comunque uno che sposta l'equilibrio in Colombia. E... Se non sbaglio hanno deciso loro di non rinnovarlo. Ma credo con le vicissitudini del caso. No, vabbè, lì era finita. Giustamente Samuele dice che gente come Budiak che Fouché, con tutti questi ridicoli, gente come Budiak che Fouché non sono stati acquistati da nessuno, e questa è una vergogna. In effetti è vero, concordo. Questo è vero, concordiamo anche noi. Certa gente che c'è. Dai, andiamo a vedere Bolton, Tartelletto e Baiké. Per esempio, la Total Energy si è depotenziata. Ma non ci sono qua la Bolton, la Tartelletto e la Baiké. No, andiamo a vedere noi allora, andiamo a vederli su comunque la Total, cioè, ha perso gente importante. Tepstra, vabbè, si è ritirato. Cristiano Rodriguez, Arkea. È sorto Pupillo, aspetta. Bonifazio è andato via. Tesson era il tuo, non ti capivo. Tesson, sì, sì. No, infatti, uno X a parte Christoph, conoscete qualcuno? No, no, mi dispiace, ma però non ha perso. C'è un limite a tutto. Uno X si era forzata. Attenzione, c'è squadre che hanno richiesto licenza professionale. Attenzione, incredibile. Entrate nessuno, uscite Michael Vink, che è comprato da Ravai. In scadenza tutti, Rosa 2023, nessuno. In scadenza tutti, anche Fouché e Aaron Gate. No, questa non però, è aggiornata, andrei su questa che è stata. No. U36, che è la squadra di Nibali. Tutti nuovi. Non è uscito nessuno. Ma di latte, allora vai, prima vai, fammeli vedere. Ailu, lasciamo perdere. Una copia di Girmay, ma scalza. Sì. Ma di latte ridicolo. Bambina... Ciao, Calzoni, Matteo. Non ho detto niente, però. Fabio Criste, fortissimo. Sì. È quello svizzero della, che era prima nella... Sì. Fuori. Colombo non conosco. Conca... De Vrint e Tupopillo, Donovan non è male, Fedeli bravo, Hagen lasciamo perdere. Ci sono professionali ben più scarsi di questa squadra. Sì, è una, cioè, è una buona squadra per essere professional, ragazzi. Oh. No, per essere professional hanno fatto uno squadrone, attenzione. Hanno fatto una bella squadra, ragazzi, se la giocano tranquillamente. Questa è una signora. Comunque ti danno notizie che io tra l'altro non sapevo, Nelle Continental si possono fare contratti di solo un anno. Non lo so. Vedi? Quindi è per quello che la nostra Bolton Team Corratec, che è nato adesso, Valerio Conti, che comunque per essere quella squadra lì non è male, Attilio Viviani. E poi questa è professional? No, ha fatto la richiesta per diventare professional. E diventerà professional? Dico, cioè, considera la Corratec rispetto a quella lì. Cioè, non c'è paragone. No. Cioè, è un altro mondo. Speriamo che prendano qualcuno di svincolato da B&B, ma la vedo male. Cioè. È un altro mondo, ragazzi. Non è una squadra, dai. Questa non è una squadra, questa l'altra è una squadra. La Q36 5 di Nibali è una grande squadra, cioè per essere una professional è una bella squadra, ragazzi. Forse la GDSR è peggio, cioè parliamoci chiaro. Secondo me c'è un abisso, ragazzi, c'è un abisso. Tudor Pro Cycling? Anche questa di cancellare. Sì, qui allora, entrate ancora nessuna. Però è un po' peggio. No, sotto, sono quelle sotto. Trattative. Hanno fatto la squadra.
trattative sono queste. No, ma non è così, questo non è aggiornato perché hanno già preso gente. Sono questi qui, sono questi. No, guarda, Holmes, no, nel senso, comunque questa sarà una buona squadra, non come quella di Nibali, ma appena sotto. Quella di Nibali ha fatto Holmes, Camp, Pellone, Reichenbach, Suter. Comunque dai, cioè, si parla di profession, sì, però se la Q36 era italiana, ipotesi, ti presentavi con una squadra così professional, per me avevi ambizioni in un paio d'anni, due, tre, di salire. Capito? Pozzo Vivo rinnoverà, dai. Ci sta che vada la Q36, scherzaci. È amico di Nibali. La squadra mega super di Cassani? Sulla super mega squadra di Cassani? E poi non è una super mega, questa è una Continental. Guarda che avrà la licenza Continental, Dronop, perché purtroppo ha... Non sarà italiana neanche la Dronopper, Ok, però vabbè, Dronhopper che avrà licenza Continental. Italiano non c'è più, però non sarà più italiana. Non c'è più niente, solo la... No, è la Bardiani in teoria, o no? Sì, vabbè, ma se fa... non c'è più niente. Dai. La squadra di Cassani, cioè, cos'è? Posso fare un commento? Era la notizia che volevo dare prima. È la Continental, vai, no? Fatto. Ha fatto una squadra da... Continental da 12 corridori, se non sbaglio. Bici bianchi, ma non l'ultimo modello. Ragazzi, l'ultimo modello, allora, ci vuole e ragazzi, avere lo sponsor, ragazzi, non lo puoi dire. Allora, e ragazzi, allora, non lo puoi dire, aspetta. Perché Cassani si era presentato con l'idea di fare una World Tour italiana, allora, e ora fa una Continental che non ha soldi neanche per comprare le bici. Quindi, cioè, fermi tutti, aspetta. La squadra non compra le bici, attenzione, la squadra gliele dà lo sponsor, le biciclette, cioè le biciclette che vedete nelle squadre, la Cervelo, la Jumbo, eccetera, eccetera, cos'è, è la Cervelo che gli dà le biciclette per utilizzare, cambia qualcosa, gliele dà in comodato d'uso, tra virgolette, e a fine anno o gli restano al team per sponsorizzazione, non lo so, e a fine anno poi o restano al team che poi le venderà, oppure ritornano alla Cervelo che le venderà per distribuzione, quelli che vendono le bici usate, eccetera, eccetera. Cassani, probabilmente, avendo una Continental, azienda bianchi, perché deve privarsi di, ipotesi, 24-25, se sono 12, credo che gli diano 24 biciclette, più o meno due a testa, di modello top. È chiaro che ti vanno a andare il modello dell'anno scorso, mi sembra scontato. Però, non è quello il punto. Non è quello il punto delle bici, non è quello il punto. O faceva intuire, la Bardiani correva con le Cipollini, non del modello top per dire. Aspetta, comunque... però io volevo arrivare a un altro punto. L'articolo faceva intuire che la Bianchi gli dava le bici perché poi nei prossimi anni ci sarà, cioè si parte da qui per poi evolversi. Va bene, però se già gli dà le bici che non sono... Ma non ha senso! Ragazzi, World Tour italiana Continental. Allora, te Mulazzo dicendo una cosa, Alberto dicendo un'altra. Alberto, non ne frega niente delle bici, è tutto in proporzione, no? Oh, ma è tutto di conseguenza. Alberto, se te fa una squadra Continental, come di Lega Pro per il calcio... E un po' avere le scarpe della Nike da 300 euro per ogni calciatore, perché non ha senso, non perché i calciatori non meritano le scarpe da 300 euro. Allora, ma non ha senso, sta dicendo una stronzata. Io ti dico che Cassani, no, avrà comunque influenza nel ciclismo, eccetera, eccetera. Allora, aveva lui le sue idee, era di fare una World Tour, e in Italia è riuscito a fare una Continental. Nemmeno, cioè, voleva fare una squadra di Serie A e l'ha fatta una di Serie C. Quindi vuol dire che proprio... Allora, che il tuo è un altro concetto, che lui voleva fare una qualcosa che non è riuscito, per motivazioni che non ha trovato gli sponsor, e ha avuto... Perché in Italia, cioè, pensa a te, se non ce l'ha fatta lui, no? Che aveva l'idea e non ce l'ha fatta, vuol dire che proprio è morta, Continental Emiliana, è vero. Allora, Luca, è vero, che è quello che dice Mulà, è morto con un bel budget, un World Tour con poco budget, e poi alla fine fai una Continental, ok, e lì posso capire che c'è una delusione e le aspettative erano altre,
però come dice il Berta, le bici di classe B della Bianchi o comunque sì, di sì, no, livello, d'accordo, sì, è normale, no, è ricordo Gaiani. Io quello che non critico è che l'articolo mettesse in relazione la sponsorizzazione della Bianchi con il fatto che tra qualche anno questa squadra crescerà, e secondo me non è così, non è così. Oh. Cioè gli danno le bici perché è così, cioè perché è Cassano, perché deve esserci uno sponsor tecnico, se no se avessero fiducia secondo me, allora pensa che comunque Continental che corrano con quei marchi lì credo che ce ne siano due, forse non lo so chi è, qual è la Continental che corre con uno dei marchi top, cioè le Continental che sono specialized con Bianchi non credo, se corrono con quelle bici lì è perché hanno degli agganci forti, ma nella normale corrono con marchi locali, comunque part ascolta, a me della bicicletta me ne frega niente, io ti dico che uno che è quello che ha più agganci e influenza nel ciclismo italiano è Cassani, voleva fare una World Tour italiana, non è riuscito a fare una World Tour, non è riuscito neanche a fare una professional, si ritrova a fare una Continental, come diceva lì Riccardo Gaiani, una squadra di casa, cioè, si ha ripiegato su una squadra di casa, come se non si facesse una squadra così, capito? Beh, questo ti dico, se Cassani non è riuscito, cioè se questa è stata la parabola di Cassani, rendetevi conto che situazione c'è in Italia rispetto al ciclismo, solo questo. Molto preoccupante. Melinco leva con la Dynatec, appunto questa è la spiegazione per cui quel livello lì di squadre corre con delle bici buone, ma sicuramente non a livello World Tour. Io ti dico, io meglio avere una Bianchi di dell'anno scorso a questo punto, no? Io non ci credo che la Bianchi vada a fare lo sponsor tecnico perché prevede in qualche anno... No, quest'anno gliel'ha fatto probabilmente perché è Cassani. Cassani avrà tantissimi agganci, giustamente gli avrà dato le bici, ma ci sta, va benissimo. Però, ascolta, che Cassani possa avere un margine di crescita con quella squadra, perché lui solamente aveva voglia di tornare nell'ambiente ciclistico. E pur di tornare ha detto vaffanculo, farò una Continental se non c'è verso di fare una professional. No, okay, il problema è quello, se non c'è verso di fare niente, ma qui dice non c'è soldi, si sa che non c'è soldi, ma non c'è soldi, ma non c'è neanche la volontà, ma non c'è niente, non la volontà, non c'è nulla, non c'è la volontà secondo me di fare proprio ciclismo, non c'è la volontà, ci sarà una burocrazia incredibile, però quelli che i soldi li hanno in questi anni ne hanno fatti addirittura, c'è cioè chi ne ha fatti anche di più, quindi non c'è la voglia oltre che ai soldi, cioè magari chi ha la voglia non ha i soldi e chi ha soldi non ha la voglia, no, esatto. Però per me è perché manca un po' più, cioè c'è un po' di disinnamoramento dello sport, perché secondo me le capacità economiche, a parte le tasse che sono alte, modi di scaricare rispetto agli altri paesi europei, quello è un altro discorso, e ci sta tutto e va bene, però probabilmente c'è un po' di disinnamoramento e la gente butta tanti soldi nel calcio o in altre cose e non nel calcio, in cui siamo ridicoli fra l'altro anche lì, quindi cioè, è bello buttare tutto su uno sport io vedo orrendi, quindi io calciatori o comunque ho amicizie con dei dirigenti o presidenti di squadre locali di promozione eccellenza anche lì, e più o meno so quanto pagano i corridori e i giocatori, cioè io vi dico, allora vediamo in chat chi indovina che budget ha solo per la squadra, una squadra di eccellenza. Guarda, io il calcio spero che sparisca dalla faccia della terra, quindi mi eclisso. No, io voglio sapere in chat, provate a indovinare quanto budget ha una squadra di eccellenza. Ricordate che c'è terza categoria, seconda, prima, poi c'è la promozione e l'eccellenza. Eccellenza, dopo l'eccellenza c'è Serie D, Lega Pro, B e A, quindi a metà dell'eccellenza. Allora, 100.000 euro per fare una formazione. 2 milioni, no? Una promozione. Ragazzi. Una promozione, sì. Fondo caricature grande, Ale, meno male ci siete, guarda. 100.000 euro, sì, ma fategli la sta caricatura, se l'è pagata, mi sembra, no? 50, 200.000. Oh, e fate sta caricatura a Baccaio o no?
Allora la facciamo. Non ho capito io, te l'ha dati i soldi, te l'ha dati anche 10 volte di più, 100 volte di più, fa fatti sta cazzo di caricatura, se no gliela offro io a Baccani. Poi ci si rifà con le birre una sera. 20.000, 500.000, 250.000. Allora, il budget per una squadra che, più. Che vuole 300. Vincere il campionato in eccellenza 300, si avvicina... No, si avvicina a 200.000 euro di budget, però è solo per gli stipendi della squadra. Quindi, poi se c'è l'affitto del campo... Cosa stai dicendo? 200.000 euro? Ma io domani metto una bomba davvero, non so dove. Non ti faccio il nome della squadra, però per vincere, oh no, ma per io vincere a il campionato metto una... di eccellenza... Cioè io a questo punto faccio un attentato al calcio. Vabbè, ma basta che fai il conto, sono vedi, vedi, promozioni con 50.000 euro. Ti dico, infatti, che l'eccellenza... Sono 25, paghi 1.500 euro a testa, 1.500, 1.500. Ci sono attaccanti che prendono 3.000 euro al mese, in eccellenza. Vabbè, fai anche una media di 1.000 euro, sono in 25, cioè 25.000 euro al mese. E soldi senza neanche le tasse. Sì, promozione della zona toscana, quindi magari al nord la promozione girone, perché poi c'è diversi gironi per la promozione, per l'eccellenza, scusate. Eccellenza è divisa in varie fasce, noi la zona qui della Toscana credo che vada per tutta la zona della Toscana e forse sfocia nel Lazio, quindi per ogni regione c'è un'eccellenza in teoria, anche se poi le raccorpano al sud, però al nord magari pagano di più. In Toscana vi dico che l'eccellenza per vincere il campionato sono 200.000 euro, poi 250 e magari lo perdi, 190 e magari lo vinci, però indicativamente sono quelle. 400.000 euro, sì, ho fatto un conto a spanne. Ora Emilio, sono cambiati i tempi, perché comunque nel calcio, senza ombra di dubbio, prima si spendeva di più rispetto ad oggi, sì. Quindi anche nel calcio sono cambiati i tempi, però con 200.000 euro, una promozione, un'eccellenza, ipotesi, vuol dire che una Lega Pro, che è un po' la Continental nel ciclismo, girano qualche milione di euro. Se tanto mi dà tanto, no? Una buona squadra in Lega Pro, che è sopra la Serie D, quindi è la terza fascia, Serie A, B, Lega Pro, quindi è World Tour, Professional e Continental, Continental equivale alla Lega Pro, quindi una squadra di Lega Pro in Italia viaggia sui 2, 3, 4 milioni di euro su convinto. Una buona squadra, chiaramente. Sicuramente più di 1 milione di euro. Con 1 milione di euro che Continental fai? Fa una signora squadra continua, potresti fare tranquillamente anche una professional con 1 milione di euro di budget. Sì. Appunto. Cioè, è il punto d'era, che non è nemmeno... Cioè... Tra l'altro, cioè, gli stipendi comunque alla fine, se sono 1.000 euro, cioè il calciatore, cioè, non ci vive con solo a quei livelli lì, con solo lo stipendio. Ma senti, noi stiamo a giocare a Talomone, che se non è nel Lazio mancano 50 metri, se nel Lazio, quindi... Mulletto ormai. No, quindi, nulla, capito il discorso? Sì, la morale della favola è che in una Lega Pro il budget nel calcio è superiore al milione di euro, se non due o tre. Ma è superiore proprio... Okay. Te pensa una Lega Pro che equivale a una Continental come categoria, con una Continental con 3 milioni di euro, che squadra fai? Vai direttamente nella professional e fai già... Scusa, ti ho detto, basta. Cioè, oltretutto siamo anche ridicoli. Il calcio va distrutto. Va distrutto. Perché è uno sport di merda, lo voglio dichiarare proprio così. Salutiamo. Quello che ho anche fatto per tanto tempo e le posso. No, non salutiamo nessuno, non saluto nessuno. Io l'ho fatto il calcio per quei 10 anni e il calcio è uno sport di merda rispetto a CPU. Punto. Chiudo qui. E quindi, oltretutto, siamo anche ridicoli. Sono 20 anni che non si va a mondiali, quindi ma basta investire sul calcio, investiamo su qualcos'altro. Non so. Bisogna andare sul tennis. Sul tennis. Ma qualsiasi, cioè, il ciclismo, vabbè, è ovvio, però cioè, va bene anche va bene qualsiasi altra cosa. Guarda, sul tennis, oggi grandi imprese, Oggi grandi imprese. No, non mi gabbo, purtroppo. Non so di cosa stai parlando, non mi interessa minimamente. Pensavo che curling, il curling
avesse la stima, no, della FIFA. Continua con gli sport, continua. No, quelli attuali sono il curling e... Guarda, io seguo solo il ciclismo e lo sci di fondo, guarda, non è... sci di fondo, sono simili. Sono simili. Sci di fondo per però siamo un po' scarsi, anche, esatto. Beh, io sai, sono rimasto ai tempi di Scenta, Piller Cotter, cioè, comunque, sì, poi purtroppo non ci abbiamo poco o niente. Però comunque, perché sono simili, ma quella roba lì. Claebo. Poi ci sono un po' di russi. E non solo. Giorgi Mulla. Ecco, Mulla, Torino 2006, come l'avevi vista? Goduria. Vista bene. Tanto bene, proprio in una maniera, sì, quella, tanta roba. Che vuoi dire, Emilio? Il bacio ti iscrivi tra anche nel motorsport, che anche nel motorsport hanno pochi soldi, ma la Formula 1 mi sembra che ce ne abbia parecchi. No, ne hanno tanti. Cioè, per correre, a parte che per correre devi pagare tu delle gran cifre. No, i piloti che corrono hanno tutti gli sponsor propri che si portano prima di entrare nel cerchio magico devi pagare due gran soldi, ma anche nei go-kart è così, cioè sono sport da ricchi. Mulà, entro il 21 dicembre servono 500.000 euro per pagare le tasse alle squadre di Serie A di A. Ma troveranno, spero che non li trovino e che falliscano tutti. Milioni, 500.000 mi sembra. 500 milioni, scusami, sì. Troveranno, spero che questa cosa al solito è campo a cavallo. Sci di fondo è mano dei criminali. Hai letto le modifiche ai regolamenti e punteggi, Mulla? No, ora purtroppo sì. Ultimamente ho mollato anche quello perché non ci sono più italiani che danno soddisfazione, quindi ho mollato anche quello. Sì, lì sarebbe uno da chiamare. L'ho seguito per tanto tempo. Lo conosci Lucona Ambesi? Sì. Lui è un tuttologo di tutto. E lui è su sci di fondo, quella roba lì. Basta calcio, esco dalla live. Il calcio fanno tutti buffi e plusvalenze fittizie per falsare. No, che di calcio non parlo più, non voglio più nemmeno di una parola. Biathlon e Mulà, Biathlon però ti dovrebbe ispirare. No, sci di fondo, sci di fondo e poi solo ciclismo. Ah, capito, ma sciano di fondo, poi sparano un po' come mi aveva proprio lo sci di fondo, tutto, non lo sprint, quelle comunque gare più lunghe, 25, 50, insomma, 20, 50, insomma, quelle lì, dai. Tecnica classica o tecnica libera? Libera. Brutta. libera. Io non vedo l'ora di finire la live per sentire Fede. Non vedo l'ora. No, aspetta, sto provando. Finiamo. Sto a chiamare una persona. Aspetta, attenzione. Malori? Scena finale. C'è il colpo di scena finale? Ma aspetta, che devo andare a vedere cosa ha fatto Modena Perugia. Eccoci, quell'altro. Meglio la pallavolo. Fatemi informazioni su cosa ha fatto la pallavolo Modena a Perugia. Secondo me ha perso 3-0 facile, agile in un'ora. Dai. Aspetta. Dovevo aspettare. Ragazzi. Vediamo se entra. Ma tardi. È chiamato il maiale. Attenzione. Ma che maiale? Maiale a quest'ora entra a lavoro fra 2 ore. Ci provo perché l'ho visto online su Instagram, ma l'ho scritto. Dai, ma 25, 16, 25, 20, no? Magrini, vediamo se entra. Sarà Magrini sicuro, vediamo. O qualche altra atleta, qualche altra ciclista, okay, buttata.
E Mulai esce, niente, per cazzo di pare. No, vabbè, allora, a parte tutto, noi non sappiamo cosa è successo alle ragazze, sinceramente. Lore gli aveva scritto, d'accordo c'era, che venissero. Ci dispiace che è venuto solo Guercilena e la Balsamo. Balsamo si sapeva che era a Dubai, avrebbe fatto un saluto veloce da 10 minuti, un quarto d'ora, che è quello che è stato. Sono le altre tre che non, io non so cosa è successo, quindi non posso dire niente, però in teoria mi faccio casino. Dai, stai zitto e chiudiamo. Martina è sempre venuta con tranquillità, quindi probabilmente è successo qualcosa, o non hanno una buona connessione là, e quindi non lo so, ragazzi, non lo so. Chiudi. Aspetta, voglio vedere se mi risponde. No, dai, non mi risponde, forse ha chiuso, dai. Ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo, ora a parte tutto, poi magari la recupereremo, poi capiremo cosa è successo. Sì, sì. E giovedì prossimo si presenta le quotazioni. Non tutte, in parte, e quindi ci sarà da divertirsi con una serie di uno guarda e due. Guarda che noi facciamo il domenica, lunedì, e poi ci manca la sera, però. Sì, e poi ci sono... Sì, vabbè, si fa, dai. Chunkai Feng e Baldini, chi era che... Chunkai Feng e Baldini. Dai, domenica, Baldini. Lunedì e poi un'altra, poi è finita. Ha ragione, Sputnik ha ragione, ragazzi, ha ragione. Vabbè. Noi abbiamo una mezza idea di cosa può essere successo. Vabbè, intanto la possiamo dire. Carling abbiamo perso la semifinale. Qualcun'altra. Dovete chiedere... Niente, vabbè, sto zitto. Arrivederci. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Mulla, aspetta.